away. Però sai che una volta mi ricordo che il Kimmo mi disse, sotto, dopo un concerto mio, che all'inizio noi facevamo una cifra a sta cosa che sempre per noia di non rifare i pezzi uguali, a volte cambiavamo la base del pezzo live, tipo la facevamo su un'americana, no? Abbiamo una base americana, sì, e facevamo un pezzo, perché ho fatto talmente tante volte, almeno lo faccio diverso, più una base culto americana la faccio su quello. E meno del Kimmo mi disse, però sai che io da fan, cioè quando vengo al concerto, io vorrei sentire la canzone come il CD. È giusto. Perché io la so a memoria, quindi io la voglio sentire per filo e per segno in quella maniera là. Se tu mi cambi la base, tu a me non mi piace, perché non io la... voglio sentire... E quindi lì ho capito che alla fine devi dire, vabbè, te t'annoi, però la gente comunque paga il biglietto, vuole sentire qua la roba. Ma è giusto così, bro, così, perché magari tra tutta quella gente c'è gente che non ti ha visto mai. Cioè Michael Jordan diceva una cosa, secondo me strafica. Cioè lui diceva, io quando gioco devo sempre dare il massimo, perché c'è la gente che è venuta a vedere il biglietto, c'è qualcuno che non mi ha mai visto giocare, e quando se ne va da qua deve dire questo è il più forte, il numero uno di sempre. Cioè quello è lo stimolo. Credo suo, che no? Ci sia riuscito. Ampiamente, però è quella mentalità, cioè alla fine un pischello ti viene a vedere, non ti ha mai visto, o magari ti ha visto, magari viene per quel pezzo, se tu gli cambi troppo una roba, quello si è abituato, magari su quel pezzo c'è, no, no, c'è un legame emotivo, quello del culo, è certo, ma è giusto. La vuole cantare, la vuole cantare come era nel disco. Ma Yugi c'ha problemi d'alcolismo? Diciamolo, no, subito. No, no. Sei il terzo bicchiere di birra in bilico. Oh, c'ha 20 anni. Porca, sì, capito. Frate, che facevi a 20 anni, zio, tu? Cosa non facevi? Dove stavi a 20 anni? Non ricordo. No, tu non ricordo proprio, ho cancellato. Dio, è tipo al processo. Ho cancellato. Processo. Dove eri? Ero con te, stronzo, stavo a giocare a porta. Stavo a giocare a porta. Leggo. Ma ci stai. E che sta a leggi? Promessi sposi, io. Mamma mia. Tu e volentieri. Comunque a me quella cosa del live a me mi dà fastidio, anche non solo la base, anche quando ho visto a volte gli artisti cambiano gli accenti alle cose. Certo. Un po' il flow. Ma lo fanno apposta. Vasco, che dicevamo prima. Tra, io li c'è quell'intervista in cui dice, io ormai sono talmente del pubblico le canzoni che mi rompe i coglioni sta cosa che iniziano a cantare e la cantano loro. Poi immaginati, Vasco, il numero di gente che canta sta roba qua. È normale che dici, se la, è fagocitata la canzone, se la mangia il pubblico. Dice, non la devo fare più io, però la devo fare. È particolare. Io ho visto intervista per dire che diceva dell'ultima canzone, ho detto io non posso. Vabbè, noi abbiamo visto Vasco all'Arena di Bologna. Incredibile, no, come al Dallara. Al Parco Bologna. Al Dallara. Al Dallara. Sì, ma non ci stai, sì, pure te. A un certo punto, frate, vediamo sto... Non mi ricordo che era, sì, un pezzo di questi qua, al Bagliara, che... Mentre noi stavamo sopra, tipo una tribuna, e... Tipo, sai quando vedi quelle scene di guerra, di tutti i soldati che si muovono tutti... Incredibile. Sì, sì, sì. Vedevi sta distesa di teste perfette, tutti con la... Cioè, sì, sembrava, sì, una cosa, comunque l'effetto faceva paura, capito? Perché io l'ho visto all'Olimpico. Vasca è una leggenda, ragazzi. Non io me lo andrei a rivedere pure, io perché pure è talmente catartica come sta. Vasca è una leggenda. All'Olimpico sta a vedere Vasco, ho fatto sentire male una signora. Hai visto tutti i concerti di Vasco? Uno dopo l'altro, l'ambulanza dopo no, 5 c'è signora che stava, si strappavano i capelli. Stava sta signora di 60 anni col marito, io mi stavo a fare una canna, mi guarda. Tipo come se vuole dire, vuole fare due tiri, di lei ho dato già 60 anni, fa, ma sì, così, ho fatto occhio che erba, un po' buh, per terra, oddio scusa, stavo in cazzo fa, porco due, bevuto al concerto. Tra l'altro c'era tipo questo articolo, avevo letto, di delle cose che avevano trovato alla, dopo il live di Vasco dentro lo stadio, di tutto trovano. Siringhe. Vibratori, no, bro. Vibratori. Davvero? Quando ho letto vibratori ho detto, beh, però insomma... E beh, sapete che una tipa voleva venire davanti a Vasco, ci sta. Su Alba Chiara a tempo. Minchia. Respiri allora, piano per non far rumore. L'hai vista mai? Vai su Google. Vai su Google. L'hai vista mai la via di casa di Vasco? Sì, zocca. Pazzesco. La zocca. Della casa della madre. Tutto disegnato. Completamente tutto sbragata di, scritte tutta. Pure sì, il pub, sì, dove lui stava con gli amici, completamente... Ma poi sempre presidiata da... La liturgia. Vasco è una liturgia, è una cosa di... Non è ma, musica. Per, no, per noi è stata quella roba lì, che noi abbiamo seguito quel passaggio dalla musica, diciamo, rock, pop, quello che era. Piano piano sono arrivati quelli che erano un po' più parolieri, tra virgolette, che si avvicinavano un po' di più. Eppure Vasco in certi pezzi... O certi cantanti facevano delle parti un po' più spezzate che si svuotava un po' la base e cominciavano a fare una roba un quasi po' più... Quasi mezza rap. Piano piano rap. Poi sono arrivati vari così e la prima roba rap che è arrivata era... Cioè era assurda per noi da sentire, capito? Era un genere completamente nuovo e più che altro lo sai che prima te lo dovevi... Dall'americano, cioè in Italia non esisteva rap, quindi... Cioè chi se l'ha inventato il modo dei fai rap, che ne so, a Bologna nello stile loro, a Roma nello stile loro, sì, a Napoli nello stile loro, a Milano nello stile loro.
Cioè, se lo so, comunque si sono dovuti proprio inventare un modo di trasformare il parlare o il cantare in metrica, così. E quindi i primi, le prime cose erano quasi tutte un po' una parodia, cioè era un po' una cosa... Era un po' una pubblicità, uno rap. Poi piano piano è arrivata, però capito, se ci pensi Vasco, questi qua, alla fine per noi, so pure un po' una base di come si struttura un testo musicale, cioè mentre magari voi siete partiti diretti con rap in italiano, certo, noi ci siamo sentiti i primi cantautori. C'avevo già Noiz, c'avevo già i Dogo, c'avevo già i... Però sentite i primi cantautori, quindi già quelli me... strutturavano un testo e più o meno magari c'avevi pure quell'impronta di come si faceva un ritornello, di come si faceva una strofa, però sulle basi loro, capito? No, per me in Italia Enzi. Per me la Enzi, credo, uno dei pionieri del rap italiano. Fra Isola Posse, al mondo. Forse al mondo. Però vedi, però è figa sta cosa generazionale, cioè nel senso, io che sono una generazione diversa da tua già, Vasco, no, però su quei 5 anni, dici una cazzata, però su quei 5 anni un là... Un lustro è una generazione. Un lustro, quei 5 anni là, io per dirti Vasco... 5 anni. E parla come Magni, si siete bari vecchia, un lustro. Lo zio è una delle persone più colte e più erudite, frate. Quindi... Era interessante. No, no, però stavo a dire una cosa, io per esempio Vasco ci sono arrivato dopo. Cioè io da pischello ascoltavo musica da ragazzino, musica di merda, generalista, quello che sentiva mio padre, mia madre, la musica napoletana, neomelodica, quella roba lì. No, loro sono cantautori, però sai, in zona sentivi musica napoletana. Poi mi sono trippato col rap. Vasco all'inizio lo vede perché, avendo 13-14 anni, in quell'età lì, Vasco era Vasco di Rewind, di quella roba lì. Quella roba non mi significava niente. Era già scrauso. Non mi diceva niente, era scrauso, sì. Perché non avevo vissuto Vasco. Quindi per me Vasco era una merda, secondo me, da ragazzino. Poi crescendo... Pure invece, per me. Poi crescendo l'ho riscoperto e ho capito chi cazzo era. Cioè non so cresciuto per me Vasco, la musica italiana non esisteva, raga. Sono cresciuto, ce l'ho imparato dopo. No, la pop italiana, la musica italiana. Pop italiana era meglio. No, pop, però il rap, il rock... Sì, però certo, in generale il rap per me all'inizio è stato proprio questo. Qualcosa. Cioè non essere fan di Vasco, Ligabue, Max Pezzali, cioè c'era il rap, sai, capito? Sai che c'è? Non c'era il rap, parlavano per il popolo. Per i fan di Ligabue? No, zero. Cioè se io sento per di De André, ci arriviamo dopo qua, Ligabue. Che so, mega artisti, sono stati delle leggende. Chi, scusa, non, bro? Tipo De André, non mi arriva perché ha un linguaggio che non mi arriva, delle volte. Sì. Perché hai fatto manca la terza media. Esatto. In generale, no, la terza media ce l'ho, c'è zio. È già qualcosa. La terza non tutta, media. Però ce l'ho. Non tutta. Ma come, raga, fermi tutti. Come c'è il diploma? Io sono diplomato. Sì, voto più basso della mia classe, però sono diplomato. Ma è studiato, come si dice. Studiato. Ne bocciarono due. Ma deluso. Mi sono dato la prima eletta. Era stata la prima delusione, porco due. Ah, scusami. No, però no, dicevo, vabbè, però dicevo gente come Vasco. Ma scherzi, di Yugi si sente che invece se ha un... Sì, l'università, però... La finirei più avanti. Sì, sicuro. La finirei più avanti. Comunque, quello, dicevo, quello che dicevo Vasco, parlava con le parole del popolo, quindi secondo me è dei Vasco ragazzi... è il vero poeta, perché chi è il poeta? Chi riesce a mettere in rima quello che tutti pensiamo con parole semplici. Esatto. Se arriva così è un poeta, se tu pensi senza fare dei giri... aulici a livello di linguaggio, ti riesce a dire con parole semplici quello che tutti pensano, quello è il poeta. Vasco è un poeta. Il dono della sintesi. Un po' pure tu però, Io sono più un umanista e un filantropo. Filantropo. Alcuni direbbero messia, però... Sono stato anche messia un paio d'anni. Profeta anche. Ma da prima che parlavamo delle date, delle canzoni che Emanuele non deve fare, mi sono ricordato di quanto una volta eravamo a Bolzano, era stato 2010, così, Manuele si addormentò sul palco a non dormire. Parte non dormire, lui diciamola tutta cosa. Con certo c'era poca gente che c'era abbastanza gente. Ah, sono dormito. Me ne appuntai, simpatica come cosa. Simpaticissima. Vabbè, abbiamo bevuto un botto. È una di quelle raccontabili. Abbiamo bevuto un botto. Lo vedo che si appoggia sulla console. Io la so, la conosco. Penso, ammazza che stile, vuole partire appena parte la strofa. Parte la strofa. Non è fermo, io vado vicino, faccio, e al tempo facevo anche le doppie, vado vicino, ma noi che sono un cavallo, dormo in piedi, porco due. Forse me la ricordo. Era un po' zio, zio comunque ha avuto pure un passato. Beh, venivamo da pure da... Anche il DJ. Facevamo pure 5-6 date appiccicate. Fermi tutti, arrivato... No, scusa, e al tempo non si suonava grande. Al tempo non è che si suonava... Ah. Al tempo non è che si suonava alle 9:30, alle 10 sempre sera, a mezzanotte. Si suonava dopo le 2, alle 3, sì. Alle qua abbiamo suonato sempre alle 5 oltre la mezzanotte.
che ne so, dove fai 5 era anni. Solo per chi se lo meritava, se ci arrivavi fino là vedevi il live. A Lecce d'estate si suonava alle 5 di mattina, io mi ricordo avevamo suonato col sole che noi in Calabria una volta abbiamo suonato alle forse 5 e mezza, 6 del mattino. Però dietro c'è tutta una storia lunghissima. Che adesso sarebbe troppo complicato. Quella famosa da Roma in Calabria in taxi, preso... no? Però sarebbe da raccontare al mondo intero questo. Sì. Dai, raccontala, ma raccontacela, dai. Allora, praticamente che succede? Tra queste tante date che facevamo, era una classica tripletta di queste, eravamo, se non sbaglio, a Pescara. O a Bologna, da quelle parti lì. Nord Italia. Tavolata. Pescara e Bologna comunque sono abbastanza... Vabbè, ma là non era, sono un genio di geografia. Era come se date. Dici, devo andare qua... Di cui due nel nord-est, okay. E invece poi dovevamo tornare a Roma. E praticamente che succede? Che famo sta tavolata imbandita a pranzo, come al solito. Vogliamo rimanere a pranzo perché comunque tra una data e un'altra dico, vabbè, cazzo, facciamo un pranzetto almeno. Tavolata imbandita all'aperto, ci fermiamo a pranzare, restiamo a pranzare fino tipo alle 3:30. E c'avevamo, dovevamo arrivare con la macchina a Roma per prendere un aereo per la Calabria. Chiaramente quest'aereo era tipo alle 5, noi alle 3:30 eravamo ancora a Bologna seduti a tavola. Se non che comunque la proviamo tutta, scanniamo con la macchina fino a Roma, arriviamo all'aeroporto, perdiamo l'aereo per la Calabria. L'unico aereo che c'era per la Calabria, poi non ce ne stavano più. E che succede? Che praticamente aerei non ce ne stavano più. Chiamiamo questo della serata e diciamo: guarda, purtroppo abbiamo perso l'aereo, non possiamo venire perché comunque non ci stanno altri aerei. E questo una regà, dovete venire per forza, a me mi ammazzano se non venite. È proprio una situazione brutale, cioè veramente mettete in difficoltà. Se non venite, venite in qualsiasi modo. Cerchiamo un treno e un treno non ci stava per la Calabria, non ci metteva troppo. Cominciamo a pensare tutti i mezzi possibili per arrivare là, non ce ne stavano. Alla fine avevamo questa brillante idea di prendere un taxi da Fiumicino a Crotone. A Soverato. Ancora più giù. Soverato. Ci facciamo un calcolo che seppiamo, erano tipo ormai le 6, eravamo a Fiumicino, seppiavamo sto cazzo dei taxi. In 8 ore. In 8 ore eravamo a Soverato. E non che decidiamo che va bene, no diciamo questo ci dice guarda vi prego qualsiasi cosa basta che venite. Io ho detto guarda comunque famo così, il taxi vuole 1000-1200 euro, io ho i soldi della serata prima, li metto io di tasca mia, appena arriviamo la prima cosa che mi dai è il taxi che paghiamo per venire. Sì basta che venite, basta che venite. Abbiamo sto cazzo dei taxi, uno della compagnia si rifiuta di venire perché era devastato, distrutto così, e quindi ci ritroviamo in tre. Abbastanza non facciamo nomi perché sennò poi sembra brutto, lungimirante. Prendiamo sto cazzo di coso, decidiamo per partire. Di no, aspetta, prima di partire giustamente compriamo una bottiglia di Sambuca da 2 litri per il viaggio. Diciamo, per alleggerire, da passeggio. 8 ore nell'entire taxi. Boom, partiamo, manco partiti, boom, prima coda sull'autostrada, camion rigirato, un fiamme così, bloccati un'ora lì, tra le macchine tutte ferme che stavano in mezzo al traffico così, io c'avevo sta cosa che stavo girando sempre sti documentari folli miei, lo giravo praticamente col MacBook, con la telecamera del MacBook, quindi giravo con sto MacBook per le macchine parcheggiate così a intervistare la gente, tipo per strada così, a un certo punto dalla macchina salta fuori Clementino. Che stava a suonare pure lui a Salerno, mi sembra, noi stavamo sulla Salerno, sì. Reggio Calabria, pure lui bloccato, ci fanno chiamare, cioè dal telefono, praticamente il telefonino del tipo della serata, lui mette il microfono sul telefonino e noi siamo in taxi, stiamo venendo per assicurare tutta la gente. Che vabbè, arriviamo con sto cazzo di tassinaro che giustamente appena siamo saliti nel taxi ci ha detto raga io non dormo da 2 giorni. Ve lo devo confessare, io non dormo da 2 giorni, tenetemi sveglio. Vabbè, la risposta vostra sarà stata anche noi, no, non ti preoccupare. Ma noi dovevamo guidare. Verso quando abbiamo imbroccato la Calabria ci stavamo noi che cantavamo a squarciagola nell'orecchio di questo... Ah, non ti ricordi che il tipo dice ma pure io canto. Sì, sì, prendi sì. Questa mano zingara. Ma che siete cantanti? Pur nello sveglio, vabbè, riusciamo a arrivare a sto cazzo di concerto alle 4:30-5 del mattino. Wow. E abbiamo suonato. Bell'incubo. Bello, però bella portata a casa. Tu bella potente, sempre. Lì Andrew, facciamo... DJ e raddoppiatore, lì. Perché... Abbiamo una sorpresa per voi, sì, facciamo entrare DJ. Il tassista, sentiamo la sua versione. Vai, ora. Caramba, che sorpresa! Senti, ma posso sapere il nome di zio da DJ? DJ Dito.
DJ Dito? Perché faceva solo così? Questa è un'infamia, questa è un'infamia. DJ Dito? Io lo sapevo. È una grossa infamia nei miei confronti, perché avevo anche delle mani non indifferenti. Ma forse facevi pure le doppie, forse. Beh, però sta cosa on the road, no? Cioè, tipo, parlando di... Visto che c'è un bel timpot generazionale, da un lato... sono più contento per loro, perché si fanno meno di queste sbattimenti, andare a suonare in posti brutti, capire. Però dall'altra un po' di romanticismo ste storie ce l'hanno, no? Minchia. Assolutamente, cioè, sì. Pure di sì. Romanticismo, disagio, cioè, voglio dire, ragazzi, disagio adesso, che romanticismo. Quando spesso si dice, molti ragazzi giovani non sanno fare i live, o comunque sono meno esperti nei live, è chiaro. Cioè, voglio dire, la prima volta che fai un concerto lo fai di fronte magari a 1000 biglietti staccati di gente che ti canta le canzoni. Ma magari c'hai un singolo. Bravo, non c'è manco il tempo di sbagliare, di provare. Brother, no? Io mi sono aperto tre tour di Emanuele, mi pare due o tre tour. Sì, quando... sì. Cioè, tu apri i concerti, che poi mi conoscono tutti i fan di Emanuele, perché comunque così sono cresciuto con lui. Però, fra, è tosto, eh. È proprio tosto, io mi sono fatto la gavetta. Però, frate, una cosa secondo me va detta. Il discorso di ieri è giusto, non hanno neanche il tempo fisiologico, no, di farla questa gavetta, cioè, oddio, si fa in modo diverso adesso, però affanculo, grazie a Dio. E infatti, cioè, quello senso, che dicevo, cioè, prima, nel senso, no? Abbiamo tutti quanti, ognuno nel suo piccolo, chi più, chi ha fatto pezzi grossi, chi pezzi più piccoli, tutti quanti abbiamo sognato, voluto un periodo come questo, ci siamo fatti un culo così perché questo succedesse. Cazzo, adesso che c'è, viva Dio, cioè, io sono era meglio prima, fanculo. Ma no, meglio prima cosa? No, mica sta dicendo lui, certo, dicevo, tanta migliore, gente, senza ombra di tanta dubbio, gente ha, no? La nostalgia di un periodo. Cazzo, sì, è romantico raccontarlo adesso, sì. Ma quando prima ti facevi un culo così, c'era 2000 lire, i locali erano un cesso, e dormivi a casa del promoter, no? Tanta gente ha vissuto questa roba per anni. Era figo, ti forzava, sicuramente ti ha reso skillato e ti permette di durare anche oggi. Però secondo me la discriminante è che prima, l'unica cosa più fica di prima è che prima lo facevi veramente perché eri innamorato di questa roba qui. E chi viene da quella generazione lì è innamorato ancora oggi. Però fa culo, è meglio adesso. Io, ragazzi, sarei proprio voglia. È meglio adesso che c'è un business. Che ho parlato poco con Yugi, però mi sembra di questa pasta, voglio dire. Non è che non è innamorato. Ha un altro tipo, chiaramente. No, ma lui è un'eccezione. Lui è molto più simile a noi, perché lui è un'eccezione. Cioè, io tipo facevo freestyle anche. Okay. Cioè, facevo tutti i contest di freestyle in Puglia. Quindi ce l'hai fatto comunque il tuo percorso. No, la mia gavetta in piccolo. Poi avevamo un gruppo, una crew, no? E facevamo qualche live, poi ovviamente in Puglia, immagina. Certo. Cioè, l'ignoranza del promoter medio. Certo. Dovevi andare gratis, dovevi portare 20 persone. Cioè, quindi, capito, quello 10 euro biglietto facevo 200 euro. E tu invece dovevi andare gratis a suonare, ti davano una birra calda come cachet. Magari live a un'ora dovevi mettere 40 euro di benzina. Però grazie a Dio perché ti ha reso diverso. E a me quelle robe mi davano sempre, oh, dire, cazzo, ma ci trattano proprio di merda. Comunque un giovane vecchio. Vaffanculo. Esatto, l'ho conosciuto a cena con Tai quando ha fatto il... Ci avevo già parlato per telefono, ma l'ho conosciuto di persona a cena con Tai. Io ho smesso di bere da 4-5 mesi. E gli dissi... Il format giusto, quella one month sober. E questa l'hai detta, vai. E ci tenevi. Mi disse, bravo che non bevi, anch'io da ragazzo bevevo tanto. I mortacci tu c'hai 20 anni, sì. Quando eri ragazzo? Perché io smessa 40. No, ma prima mi fa... No, io ho detto questa cosa. No, dici, da ragazzo bevevo tanto. Pure a me prima mi hai detto, non c'ho più 16 ragazzo... anni che non recupero più in fretta. Io a 16 anni veramente canne e alcol, a morire. Decadimento. Ora se io mi fumo una canna dovete chiamare il pronto soccorso. Anzi, l'esorcista, guagnù se mi fumo un personal. In tasca, fra. No, io proprio... Fra, io devo dire certe la verità. Certe cose sono diventato proprio quasi allergico. Io dopo i 30 anni non mi sono ripreso più dalle serate. Ma cioè, falla finita, falla, no, che sta un fiore a rompere i coglioni. No, però non riesco più a fare una serata e cioè il giorno dopo ancora, tre giorni dopo sto una merda. Mi riprendo più. Io invece riesco ancora a mantenere una certa plomb. No, raga. Io per un po' faccio forse la barba è il segreto. Potrebbe, dici, zio. L'ho abbassata un po'. Vedo che ti aiuta molto. C'è un amico mio che comunque è immortale. C'ha quasi 45 anni. Lo conosco pure io, mi sa che lo conosci quasi pure. Quasi 44, no, 45. Ah, no. Chi è quello che ha fatto il patto col diavolo? No, no. Quello che non ha un capello bianco, che ha fatto il patto col diavolo. L'agonista. Non ti parli con l'agonista. L'agonista, quella è bella, eh. Cuore muscoloso.
Però comunque mai bucato una data in vita mia? No, mai no. Bucato una data? No, io mi ricordo. Abbiamo avuto testimonianza. Con i punti in faccia, con le braccia rotte, con le... Lo so bene. Non ho mai bucato una data. No, è vero. Poi posso leggo, scusate, ho mal di gola, non posso venire. Ma vaffanculo. Ma piate Nokia, non mi rompe lì io. Ma li mortacci vostri. Davvero. Però cioè... vedi, la cosa figa è che ci sono Pischelli, tipo lui, che sono di quella scuola lì, cioè sono cresciuti con quel tipo di attitudine, no? E si sente però. E si sente quando senti la roba, capito? Sì, fra, si sente che Yugi c'ha delle sfumature completamente ma pure dalle citazioni che fa nei testi, non li fanno quelli della sua, si vede che comunque no, non è uno no, che è stato sotto casa solo. No, no, certo, senza me, ma dicevo in generale, tutti secondo me questi ragazzi hanno comunque di base quel movente passionale che comunque abbiamo anche noi, è proprio il momento discografico di questa musica che vivono, che li porta ad avere delle sfumature completamente diverse dalle nostre. Spesso uno non riesce a... Il momento discografico è terribile. Dietro. Dei tempi sincopati, quello è il discorso. Sì. Il tempo è molto più breve. Non è solo quello, non è solo quello. Sia per vincere che per sbagliare. Il tempo è corto. È terribile. Guarda, poi facendo questo di lavoro, quindi confrontandosi tutti i giorni, no, con queste realtà, con tutte le dinamiche di gente a vari livelli, quindi di gente grande, leggende, gente storica che c'è da una vita, all'emergente nuovo... Il vero problema di molti di questi ragazzi, cioè non è un problema, è un problema della società in cui loro si trovano, è che è il problema dei numeri. Perché sei costretto a fare i conti con i numeri e sono gli esposti, no? Cioè, quando noi eravamo Pischelli, usciva il disco del Noise, usciva il disco dei Cosang, usciva il disco dei Dogo. L'unico sentiment era ha spaccato o non ha spaccato, è figo o non è figo. Ma anche quando ero piccolo io. Esatto. Che cazzo noi sapevamo quanto vendeva le copie Manuele? Che cazzo te ne fregava? Perché era una roba inarrivabile, inconcepibile. Invece adesso è tutto. Adesso chi si approccia e fa musica deve fare i conti col fatto che un Pischello che magari... Con un Pischello che magari è una chiavica agli occhi suoi, sta vendendo di brutto, dice cazzo forse c'ha ragione lui. Sì, sta streamando il pane, i numeri sono lì, chiunque con un telefono, quindi chiunque può accederci, può vedere quanto ha streamato oggi questo pezzo, ieri, perché sta scendendo, cioè tutti devono confrontarsi con i numeri e molte volte i numeri per poterli capire devi avere, non sono tutto, i numeri dicono una parte della verità, no? Per poterli capire devi avere anche delle skills ed è preoccupante perché ti condiziona nell'approccio alle cose. Sì, sì. C'è tanta gente di talento quanto che... Quanto ti fai condizionare? No, no, no. Ma questo però non è in generale, però. Però è inevitabile, però. No. Ragazzi, però ci pensate, sì, no? Sì, tutti siete condizionati. No, tutti però, quanti però, noi. Però ti posso dire una cosa. Da Musi mo abbiamo come esempio lui perché è il più giovane, è diverso da quelli che... quando approcci un pezzo in uno studio, quando scrivi a casa, non è che un pezzo che scrivi con l'ottica che devi fare la hit. No, no, ma certo. Tu scrivi per una necessità, tu scrivi perché c'hai voglia, tu sei in studio perché piace, te va, perché cioè, ti piace. Ti piace questa roba? Quella è la cosa io, diversa. Cioè, vengo da perché quella quando ascoltavamo noi il rap giù da cioè vi lascio immaginare, facevamo freestyle in mezzo alla strada, la gente passava, io fratello. Vaffanculo, no, facevano pure quello io. Mamma mia, fratello brutto. Poi da me ancora, dicevano rapista, non rap, rapista, cioè per farti capire. Ma veramente ancora ti è successo? Ma questo lo facevano pure a noi, che, cioè anche alla tua generazione è successo. Quando avevo 15 anni, sì, 7 anni fa, sì. Voglio dire, quando cominci a fare questa roba e comincia a diventare un lavoro, ci sono molte più paranoie adesso di prima. Perché ti devi confrontare con un mercato enorme che ti fa gocita, con un mercato che è mainstream a tutti gli effetti, anche se la roba che fai non è mainstream, ma ti confronti col mercato mainstream. Chiaro. Cioè nel senso, lui fa roba super hardcore, no, per dirti, però se tu esci la stessa settimana di dico una cazzata di Emma Marrone, ti devi confrontare anche con certo. Cioè, il mercato sì. È globale, mo vale sì. Per tutti. Mo sì, prima secondo no. Me è il contrario, prima non la vedevi di proprio più. Il mercato di Emma Marrone di quella. I cantanti pop sì, la soffrono molto, i cantanti pop ci odiano. Pensa che noi siamo arrivati però come un'orda. Cioè tu guarda chi siamo noi, cioè con un po' di anche autocritica, no? Guarda chi cazzo siamo noi, siamo bestie cresciute in mezzo alla strada, siamo arrivati e comunque... Non sappiamo dove è un accordo, un do maggiore su un pianoforte. Porco. Capito? No, c'è gente che... Non un cazzo di quelle... no, fra, ma no, però... Non sei solo, non sei solo. Cioè, non è che stai parlando con te. Palastri nasce pianista. Io sono pianista, comunque c'ho quello di talento. Sull'oceano, tra l'altro, no? Ha fatto un film bellissimo. Anche un libro. 900. 900. Pensa come gli stiamo sul cazzo. Sì, pensa come hanno rosicato, pensa come che magari caso. Loro si sono impegnati anche giustamente. No, anche vabbè, giustamente. Però secondo me è un impegno diverso, cioè anche uno per rappare bene, comunque un minimo si impegna, cioè non è questione nessuno di impegno. Nasce imparato, come direbbe. Non è questione di impegno, fra. Ecco Zalone. È questione che quando cambiano gli equilibri in qualsiasi mondo, in qualsiasi mercato, chi c'era prima si spaventa, no? Quando ti tremano le fondamenta sotto terra, c'è gente che è stata abituata a fare questo lavoro, cioè a stare tranquilla, no? I dischi duravano anni.
chi faceva parte del mainstream prima dovevi solo essere dentro determinate scatole. E quando tu eri dentro quella scatola, ci mangiavi tutta la vita, funzionavi. Eri proprio perché le radio ti passavano, le TV ti passavano, avevi i tuoi passaggi, però poi lo convertivi in vendite. Ci sono diverse chiavi di analisi. Sicuramente uno è l'atomizzazione che c'è stata con i social, che hanno permesso, io ricordo anche i tempi del primissimo periodo con Manuele. I social hanno tagliato i filtri. MySpace, frate. Poi il primo giro, che fra l'altro coincise con un evento che poi successe da con le guardie, il primo giro di popolarità profonda, lui già aveva il suo percorso che comunque era già rispettato nella scena. Invece da MySpace, che aveva, ti ricordi quei counter? Cioè, sì. Quando scoppiarono i counter delle pagine, fu dopo che successe quella cosa della retata, che TG5, e quindi una volta che andò lì, portò l'attenzione. Da lì in poi ci fu un'attenzione che, se tu non avessi avuto un riferimento social da andare a vedere, non è che avresti potuto trovare. Prima il mainstream era, tu eri in quel circuito, come dicevi giustamente, radio, TV, eri all'interno di un pacchetto che ti propinavano dalle televisioni. Prima chi aveva le scatole? Massiccio. Ma ragazzi, le case discografiche stesse, le case discografiche stesse, era quando era diverso il gioco, prima che delle major, prima della divisione, molte case discografiche avevano le radio, l'oro, era tutto. Cioè, chi aveva le scatole aveva il mercato. Chiaro. Esattamente. I social hanno tagliato questo e hanno permesso, hanno aperto le porte agli zingari, che siamo noi, e siamo entrati dentro. E infatti era... Bene. Una volta veramente era una meta. Cioè, Radio DJ che ti passa il pezzo e ti cambia la vita. Mm. Ai tempi sì, capito? Adesso non cambia. Adesso bella per Radio DJ, siamo tutti sì, fan, ma non ti svolta niente. No, un passaggio non ti svolta niente. Avere degli airplay, ma sì, la copertura di airplay, sì. Ma prima di fare il suo lavoro, no? Anzi, un'altra cosa volevo chiedere. Qual è stato il tuo primo lavoro che hai fatto? Portacci tu, guarda che sei veramente una merda. Il mio primo lavoro serio, pure io ho lavorato serio. Ma quando mai hai lavorato? Ho lavorato, cioè, ma chi hai lavorato? C'era 16 anni, lo giuro. Il pasticcere, il maestro cioccolatiere, due mesi poi mi sono menato di non potevi così e me ne sono andato. I cornetti facevi, ma che cazzo stai a dire? Te lo giuro, due mesi ho lavorato, sì. Ma che ne sai di che lavoro, Riccardo? Una settimana, lo so bene, una settimana. Se c'è qualcuno che ha lavorato, forse a Stavaranz, non so, Iari forse. Ho due. Iari abbiamo lavorato nella vita, gente che... parecchi lavori. Take away. Cioè, dico, mi conoscete, lavoro come un cane. Tu lavori come un cane, però io lavoro da mattina alla sera, faccio solo come dicevo da bischero, sì, dicevo. Quando eri ragazzino, sei fatto il cameriere, io veramente... No, ho fatto in campagna per 2-3 anni. No, e poi ho detto, non è cosa, bisogna inventarsi qualcosa. Ho fatto le vendemmie, ho fatto le patate, ho fatto le pietre, ho fatto i pomodori, tutta quella roba proprio... La vendemmia che cos'è? La cinino? No, la vendemmia io scaricavo fisicamente, proprio le affermate. Cogliere una pietra, sai come erano le pietre? Per la via. Passava un trattore con una specie di grande, come cazzo si dice? Aratro, come si dice? Aratro, circa. Aratro, muoveva la terra. La birra, e tu levavi chiancone. E tu levavi chiancone e li mettevi dentro un cazzo di barra meccanica. Sì, un king. Ti fa un culo a così, dissodare. Guadagni niente, però lì ho capito che forse toccava far funzionare il cervello. Io ho montato anche le giostre. Madonna! Ce l'ha sta skills di avere. No, io mai. Io qualche pomeriggio, non è che ho fatto delle tournée con i giostrai, però. Però ti sarebbe piaciuto. Sentite, tutto neomelodico. Solo per avere la chiave dell'autoscontro. Quella era, quella era la cosa più ambita di così. Solo per sentire Gianni Celeste a rotazione tutto il giorno. E Gigi Dag. I simboli del potere, la chiave dell'autoscontro e chi restava in piedi sul Tagadà. Sì. Mamma mia. Unico vero uomo. I due valori. E chi piava la bandierina del calcio in culo. Esatto, del calcio in culo. Comunque volevo... C'è in piedi sul Tagada, che cazzo. Volevo dire che qualsiasi artista neomelodico è il benvenuto nel nostro podcast. Sì, è vero, abbiamo delle skills. Soprattutto Rusty, bisogna dire la verità. Il mio sogno è intervistare Nino D'Angelo. Nino D'Angelo. Noi abbiamo una foto bellissima con Nino D'Angelo. Abbiamo cenato, ricordo. Dammacena a casa di Nino D'Angelo. Una persona speciale, veramente. Umile. Un'umanità. Speciale, si mise pure a fare la corsa alla fine della cena, ti ricordi? Dice, cazzo vai Nino, si mise a correre, non mi ricordo perché, ma correva come un dino. Per l'entusiasmo. Salutiamo Nino D'Angelo, che è un king. Salutiamo. Ciao Nino. Big legend, big respect. Yeah. Vero king, Nino D'Angelo prima Justin Bieber di più. Perché sì. Movie, capito, film a nastro bellissimi. L'urgenza da magliette. Minchia, forza campione. Fra, non scherziamo, non scugnizza New York. Wow. Chiaro.
Stavo pensando al lavoro fatto da giovane. Il mio lavoro sicuramente è stato lo studio matto e disperatissimo. Tipo Leopardi, come Leopardi. Come Leopardi, le mie sudate carte. Chino sui libri. Sì. Li curvo. Le tue sudate? Curvo sui libri. Curvo sui libri. Con la gobba gli era venuta. Uno scriva. Studiava, zio. Incredibile, sì. Ma io l'ho conosciuto che teoricamente era scritto all'università. Che scarpe aveva zio quando l'hai conosciuto? C'aveva... le classiane, no, c'aveva degli anfibi del cazzo, me lo ricordo. Li chiamavamo i carabinieri. Con dei pantaloni a zampa d'elefante sopra. Ah, non aveva, no, pantaloni. Era una sorta di tipo le erano quei Levi's in genere. La punta di ferro e poi si sbucciava e usciva fuori il ferro. sotto al cuoio usciva. Con la moto con casco sotto... Tra l'altro per tutte le stagioni erano. Estate, inverno. No, c'avevo conosciuto zio che c'aveva i cirochi, sai quelli con le portiere col pezzo di legno inserito, tipo... Un vecchio grande tipo famiglia americana. Era l'Aredo, come la città. I cirochi con il legno. Ah, fuori! Tipo quella che carichi il morto dietro, capito? Con nel bosco. Fuori di proiettili grossi come ossobuchi. Senti, ma Bordeaux, se non sbaglio. Ma mi dici, Manu, la prima volta che hai visto zio? Non posso dire, perché lo posso dire, sì? Certo. Sì. Sì, era fidanzato con la mia coinquilina del tempo. Ah, è vero. No, ma noi ci eravamo già visti in Salento. Ah, è vero, ci eravamo visti quella volta che andavamo. Era il 2005. Ah, che eravamo tutti in Salento, tra l'altro storico c'eravamo noi, i Club Dogo, i 13 Bastardi. Non mi ricordo chi, tutti nello stesso campeggio, tipo... Campeggio. Con le tende, ognuno sì, c'era Frassanito. E pensa sarà stato il 2005. Bravo, è il tuo periodo perché il 2005, perché c'avevo non dormire. Era il CD di non dormire. Il CD di non dormire, me lo scambiai, non mi ricordo se quel Club Dogo o quei 13 Bastardi, loro c'erano il loro, io c'avevo il mio. Al Frassanito. E tra l'altro noi eravamo abusivi, cioè io almeno ero abusivo, cioè non è che pagavo, scavarcavo e sì, avevo la tenda mai? Montata. Però noi stavamo con le tende, pagare. Con i camion che facevano prima ancora che inserirono il braccialetto per entrare e uscire. Però tu suonavi. Ma che suonavo? Andava a rave, l'ho conosciuto a rave. Okay. E poi no, poi l'ho conosciuto a Roma perché lui era fidanzato con la mia coinquilina. E quella magica casa. Mandava molti fiori a casa. Sì, arrivavano molti romantico. Fiori. Che romantico. Sempre stato. Arrivavano molti fiori da quant'è che non compri un mazzo di e lui era geloso perché... La mia prossima moglie, cioè la mia attuale compagna e moglie fra pochissimo, non ama i fiori. Quindi da tanto. E lui era molto geloso perché, capito, abitava con la sua coinquilina e lui, capito, glielo deve al culo, giustamente. No, no, dillo sta cosa, era geloso. Era geloso perché sapeva che abitava, io non mi ricordo se abitavo con mio fratello o con Cole. C'era Paolo ancora. C'era Paolo. Sì. Eravamo io, mio fratello e lei. E quindi lui giustamente capirà che la cosa è barese, sti romani de merda, così, con la tipa sua che stava a casa mia, gli affittavamo una stanza. E io lo chiamavo il tuttologo, mi ricordo, perché Dio si sta sempre a di tutti i fatti così. Quindi lo prendevate per culo. Lo chiamavo mega per culo. Muori per tuttologo, ma fiori oggi niente. con anfibi, con casco sotto braccio. Una storia del genere poteva nascere solo così, però. Però poi, incredibilmente, lui prese il posto della coinquilina a casa mia. Quindi si lasciò con la coinquilina, però prese la sua camera e diventò... E da lì. Il baratro. E da lì. Da lì. O chiamare uno schiaffo da Nani. Ma lo schiaffo? È quello che mi ha mandato il presidente del Rai. Ci ho pure vinto il Samurai d'Argento, fratello. Da lì una bella amicizia, una grande collaborazione. In quella casa storica dove venivo pure io da ragazzino? A Via delle Mimose. Dove una certa ci abitava Gengis, sì. Che c'era casa lo studio, che avete fatto il best out. Abbiamo fatto il best out là dentro perché c'eravamo uno studiolo dove io prima tatuavo, che era il mio studio di tatuaggi, e poi diventò... Camera di Gengis, nonché studio? C'era era lo studio. Un bugigattolo, fratello. una roba. Era una cucina, l'ex cucina della casa che è diventata una casa. Mi ricordo bene. Che i fornelli, chi cazzo accendeva mai? Almeno i fornelli, no, si accendevano, mi ricordo. I fornelli, mi sa che si accendevano. Io me la ricordo quella casa. A una certa c'era Gengis, appena entravi c'era il letto di Gengis buttato sulla prima stanzetta. Lo studio di qua, la stanza di Emanuele, che era la cosa. Emanuele c'ha sta cosa, diciamo. C'ha un'esplosione. Si tiene tutto, Manuele, c'è cioè, i cappelli del 2009. Il soprannome era lo scoiattolo. Porco scoiattolo! Se perdevi qualcosa era sicuro in camera sua, perché piava tutto e si portava in stanza. Minchia, porco lo scoiattolo. Mi ricordo accumulatore seriale. Un grosso sì, accumulatore seriale. La sepolti in casa. Oh, quella cameretta là tua era così, eh. Sepolti in casa. Piena di roba. Pieno, fra. Comunque una delle meglio scene dentro un bar è quella dei buffoni del romanzo criminale. Ma che mi porti le nocciole? Ma che sono una scimmia che ti porta le nocciole?
Lo zio fece un numero del genere, all'Ostriche e vino lì. Non andò proprio così, non andò. Raccontalo. Non li senti che puzzano sti spaghetti? A me dà fastidio. Siamo ripartiti? A me dà fastidio quando sbagliano sul pesce. Sul pesce non... È una roba proprio che non transigo, manco perché io. Per me il pesce è religione. Mi indispone profondamente, perdo il controllo. A te e il là, pesce piace proprio? Sì, detta così suona strano. Mazza che cane, mortacci. Detta così. Regà, senti, ordiniamo da mangiare. Dai, il pesce alla figa, lo sai, a massafra. Sì, te lo giuro, se il pesce... Ma cazzo invece la ciola. Ma non era un peccione. A Napoli, il piccione c'è la massafra. Infatti, il bizzarro. È unica. Curioso. Curioso. La puzza. Tu fio, se ne è andata la puzza del merda, è rimasto. Dici, eh? Dici, Bane? Io non la sento. Curioso. Ordiniamo da mangiare che c'ho fame. Vai, vai, vai. Pier menù, ma non stanno là sotto. Ho guarda mangiato, cosa c'è. Mi sono mangiato 30 nigiri con ciccio cioci di toro da basara. Non mi siete fatti mancare quasi niente. Si sono pure sbagliati il conto, fece 500-150. Beh, non male. Pagato. Mela fritta, io quello voglio. Che mela fritta, che siamo alieni. Grazie. Mamma mia, Ciro. Raga, posso avere un piatto di pasta al sugo per Ciro? No, vai tranquillo. Allora, io vorrei una zuppa pechinese o una mela fritta. Io c'ho fame, quello che portate mi magno. Sono d'accordo. Io non sì, vedo nessun, anche io. Non vedo nessun portate, petto regà, di pollo. Sono perché manco una bresaola, un po' d'affettato, una barretta proteica. Qua c'è un disrespect vero, eh? Sì, Ciro della bresaola è maestro. Durante i concerti, hai visto come condisco, zitto. Una volta orrenda, d'estate, 40 gradi, a un certo punto dice vado a fare lo snack in macchina, lo snack. Che c'è? Pensavo le barrette, che mangiava sempre barrette proteiche. Andiamo, c'aveva nello sportello due pacchetti di bresaola. L'hai visto come si conserva con bene? 40 gradi nella macchina. Apre sto pacchetto, frate, un odore era di morto. Era diventato salato. Ma una roba... Che già di suo gli affettati... Già fanno schifo. Immagini con la era macchina già condita. A 40 gradi. A secco così. Frate. Sudava la bresaola. Frate, sincero. Era salato. Nitriva ancora. Quasi nitriva. Bresaola di cavallo. Ma tu che non sei andato a scuola, non sapevi dirlo. Non nitriva. Lo sapevi, no? No. Avresti detto faceva il verso col cavallo. Faceva quello è l'asino comunque. Ehi, secondo me Rusty sembra ignorante, ma se lo metti a terra, ma no, 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 è proprio ignorante. Proprio così. Proprio io così. Io sono venuto da questa mia dell'ignoranza. Se lo metti a terra cammina. Se lo metti a terra cammina. Fantastico. Così si dice da noi. Bello. Sì, cammina cammino fra. Parecchio. Cammina cammina, però ignorante ignorante davvero. Io sono ignorante, però treno, vado avanti, c'ho i paraocchi. Però ha una bella intelligenza di quella empirica, sensibile, sulla strada si sa muovere bene. È data dall'esperienza pratica. Che vuoi, fratello, un foglio. Che? Pure te non sai niente cosa vuol dire. Cioè se è una parola minimamente forte. Io sono forte sui numeri. Tagliato per fare. Io sono forte sui numeri. Io vado forte sui numeri. Sui calcoli. A legge vado letto, ma sgamai infami sono una spada. Sono una spada, sgamai infami. No, raga, a me la matematica mi piace. E mo so cazzi. A me la matematica mi piace. Sì? Sì. Mi piace proprio. Però in che senso? Però devi avere dei fogli che ho scritto dei numeri 50, 120 e mi piace contare. Ce l'hai tanto di quella è la matematica, mi piace contare il grano. No, è quella per me la matematica. La matematica fogli con numeri sopra da 50, da 20, da 10 e da 100 io comincio a contare. E queste sono le equazioni, no? Ha sì. Senso. È giusto. Ha senso. Ha il suo perché. Ha il suo perché. Comunque secondo me è così la vita. I soldi contano, quindi bisogna farli contare. La vita è il 10% quello che ti accade e il 90% come reagisci. Quella è la vita, bro. Quindi tu sei bravo a reagire. Io sono bravo. Io non so perché cazzo ci stiamo a fare ancora qua se c'è lo zio. No, io non capisco lo zio perché non, là, perché non ne insegna perché non ricopre una carica pubblica. Sì, esatto. Rettore di qualche università. Ce lo chiediamo no, tutti. Sindaco di Bari. Arriverà, arriverà. No, sindaco di Bari no. Rettore magnifico. Guarda, mi piace magnifico. Magnifico, bello. Magnifico. Ti si addice, penso mi stia zio. Molto bene. Secondo me se ha paura lui. Sì, sì. No, c'ho lui che calcola, mi imbruttisce da quando è iniziato, fra. Dimmelo tu. Ma perché adesso, guardi male? Ma che perché mi stai a guardare male, fra? Licenziate questo, per favore, immediatamente. Guarda che c'ho il cricchi. Ora sei le palle, dici quello che hai detto. E ora glielo dici. Ora sei le palle, dici quello che hai detto. Ma io devo tenere il Jeff Hamilton sopra, quindi preferisco stare muto per avere il giacchetto, capito? Che cazzo è, porco Dio, un mostro. Certo. Io una cosa. Che Jeff Hamilton era forte in matematica. No, Jeff Hamilton è un ragazzino. Io vorrei sapere una cosa. Perché c'è il giacchetto dei diplomazzi messo come reliquia dietro di te? Perché non me lo voglio tenere addosso perché mi fa caldo. Però lo volevi visto, lo sfoggia. E poi c'è lo spirito di Cameron, capito, che e ci protegge. E poi c'ho autografo di Jeff Hamilton. Perché io no. Vai, te, ce l'hai. Sciocca, brode!
Maggi! Però Dipset è facciamo vedere l'altro lato, dai. Bam. No? No, per cavoletto sta cazzata. Mettiamoci tutti le giacche di pelle oggi che fa sto fresco, no? A me non me ne frega, fra. E tu però così, ventaglio. A me piace sta fresco. Ma c'è caldo, bro. Come sta fresco? Sto bene. Se no, va in comunità. I Dipset alla tua generazione non arrivano. Dammi quello che sei andato te, almeno vado da no, no, che peccato, ho visto che ha funzionato. Incredibile. Mo, cioè, chi sono i vostri Dipset? Ti racconto sta cosa. Praticamente io il rap l'ho iniziato ad ascoltare alle medie, perché io ero anticipatario e un ragazzo venne bocciato e venne in classe mia, quindi 2 anni più grande di me. Fammi vedi che vuoi di anticipatario. Ce l'aveva là, anticipatario. Non mi piace più Yugi, frega, troppo corto. Anticipatario. Primino, come lo chiami? Questo che faccio a fatti, io ero anticipato. Se sei una merda, mi subito guardato. Congelato, capito che cazzo sei? Io ero 2001, andavo in classe con 2000. Quello sì. Sì, era prima. A Roma sei nato nel 2001. Parla di numeri, che va forte. Io di 2001. Matematica. Ma tanto hanno mandato una avanti 2001. Ci siamo, esatto l'anno. Così, no, perché finì l'asilo. Io ero amico con quelli più grandi. Mi misi a piangere. Mamma mi ha detto, bah. Vai tu cazzo, vai a scuola. Ti mando alle elementari. Cioè, è andato così, capito? Perché io ero di... Io ero sì. Di aprile, capì? Ieri manco te lo sapevo. No, lo so, fra. Ah, Primina pure io. È la Madonna. Primina lo so, raga. E quindi ero 2 anni più piccolo di questo amico mio. E lui. Noi eravamo una delle poche classi nella scuola, perché facevamo il prolungato, noi rimanevamo anche a pomeriggio. E eravamo una delle poche classi nella scuola che aveva la lavagna interattiva, la LIM, che vabbè, ai vostri tempi, nel Paleolitico non c'era, no? Non c'era. C'erano i vecchi gessi. Lo zio c'aveva il pallottoliere. No, ha detto che è nato nel 2001, io mi ricordo Capodanno nel 2001, un mega rave a Roma che facemmo con tutte le tribe europee, una roba... Sì. Che però diventò che l'euro, però passò l'euro che... nella notte. Sì, no, fatelo finire, fallo finire. No, la lavagna elettronica. Ah, diceva la... Allora, mise un pezzo dei Club Dogo. No, a scuola. O forse, sì. Ma chi? È perché tipo... Non marca la pronuncia. Avete la occhio. Ma chi lo mise? Il professore? No, questo amico mio che venne bocciato, venne in classe con me, che era più grande, e se la faceva con gente ancora più grande di lui, che iniziava ad ascoltarsi il rap anche da noi, che comunque è arrivato... Beh, certo. E quindi mi imparai a memoria tipo tutte le tracce di Guè, perché era all'inizio che poi lui iniziava la sua carriera da... Perché di Mobifiste, che anno è? Del 2000? No, 2003, l'anno che è nato. Sto parlando che Guè aveva già avviato la sua carriera da solista, capì? Quindi già parliamo che è il ragazzo d'oro. Bravo. 2012. Anzi, ti dico, quello dopo ancora, è bravo ragazzo. Ok. Ok, perché mi ricordo proprio Business, che era tipo il... di Business, oppure non esiste. Cioè, quella era la nostra colonna sonora proprio nella vita. Piace molto. E vabbè, poi niente, praticamente a scuola appunto mi acculturavo su questa cosa, perché io mi ascoltavo i Club Dogo, Guè, me le imparavo tutte a memoria su YouTube, le rimettevo da capo perché le dovevo rappare come loro. Questo capì? Era quello lì. Sì. Sì. E... sì, 2000-2011 ci sta. E poi, sì, bravo, quegli anni là. Poi mise, mi ricordo... E dopo in realtà 2012 almeno. Sì, 11-12. Sì. Comunque c'era 10-11 anni, prima media tipo. Io avevo già 30 anni di contributi allo Stato, pioniere. Sì. Seconda media anticipata alle 11-11. No, le medie se sentivamo, che ne so, Edoardo Bennato. Non ti pensare, perché io già le medie c'era, mi ricordo Culio, mi ricordo sì, però, Spardes, mi ricordo quella roba lì che comunque c'era. Tu alle medie dopo, io le medie ancora prima. Sì. Io le medie sentivo, porco Dio, Francesco Salvi mi sentivo, cioè capito, quei cazzo. La macchina la taxi! Quella roba lì è un po' cioè quelle date pensiali. Però figo, che, no? Che c'è una generazione figo. Che è cresciuta. No, certo. C'è una generazione che è cresciuta con rap da subito. Oggi una cosa, scusa, zio. Secondo me la prossima linea che sta arrivando di demarcazione delle generazioni future sarà quella dei genitori cresciuti col rap italiano. Certo, ci sono. Sì. Già ci sono. Io c'ho, sì, noi ecco, siamo genitori cresciuti con rap italiano. Io c'ho mio figlio, c'ha 10 anni. Mio figlio ha 8 anni e ascolta rap anni. Italiano. C'ha 10 anni. Però non cresciuti con rap italiano, perché tu sei affacciato rap americano e poi hai visto nascere. Ora invece parlo di gente che... gente che... Sì. Questi, gente che adesso magari c'ha 24 anni. Tra 10 anni magari avrà figli. Ieri parlavo con l'amichetto suo che dice c'hai 22 anni e io ce n'ho quasi 44, potrebbe tranquillamente essere mio figlio. Certo. Sì. Sì. Perdino. Se ci pensi che mi sa che era il papà di Anna...
Papà di Anna Pepe era un DJ comunque. Sì, del giro della Liguria, di Spezia. Sì, DJ, eh? Sì. Sì. Si vede perché lei si sente che è cresciuta con la musica, certo. Sì, si vede che lei è cresciuta proprio pane e rap. Proprio parlavo con Axel di Torino che mi diceva che suo padre gli faceva ascoltare Pusha, gli fa ascoltare Pusha, per esempio, perché... Sì, genio. Gente che ascolta rap. Mega rispetto al papà di Anna Pepe. No, la tipa spacca. No, ma lui diceva Axel. No, vabbè, è uguale, no? Genitori che ti fanno ascoltare rap. Eh sì, fra... È figo, beh, però no, vede, a me papà Rino Gaetano. Beh. Ah, mio padre fa il numero uno di Renato Zero. Ma pure mia mamma. Ma state scherzando? Ma sì, papà, a casa mia è religione. Renato è Renato. A casa mia è religione, Renato. Ma io il primo concerto mi sono fatto in vita mia. Di San Giovanni, Renato Zero. Il primo concerto mi sono fatto in vita mia, Renato Zero. 8 anni, mio padre, in Pullman, una comitiva di Massafresi. Dai, con tutti questi cristiani grandi, io la terza canzone ovviamente mi addormentai. Perché avevo 8 anni, che cazzo capivo, Renato Zero. Sì, però, non riuscivi a capire. Tanto, no, il triangolo, no? Cioè, a 8 anni io lo capisci. A meno che... Riccardo ancora mo non lo capisce. Piove. Un po' di cibo. Che cos'è? I cannoli siciliani, ricca. Cazzo, quelli sono cibi. Quelli sono wonton. Vero? O no? Ma com'è sta scelta di cibo Chinese? Perché lo amiamo. Detto, Chinese, Japanese. Tra l'altro Emanuele ha delle skills da cuoco che magari... Emanuele come testate. Cuoco, mica da ridere. Qua spacca il culo. Soprattutto della roba Thai. No, Thai, pure cinese, la cucina romana. Romana, italiana. Meglio come rapper o Emanuele. Come cuoco? No, meglio come rapper. Oh, raga, piate? Meno male. Però come cuoco spacca. È multitalentoso. Emanuele è multitalentoso. No, perché ho lavorato pure in cucina, al ristorante. Bravo, racconta un po'... Oltre alla musica che tutti sappiamo che sai farla molto bene. Allora, tra i tanti lavori di merda che ho lavorato in cucina, e prima come lavapiatti, poi come aiuto cuoco, poi come quasi cuoco. E quindi ho preso due piatti, mi piace cucinare, mi piace mangiare. E quindi mi è diletto in cucina. Sì, io mangio, ragazzi. Mi piace un sacco il cibo orientale. Quindi... Prendete cucinare il cibo orientale non è facile, eh. Ma in realtà, guarda, basta andare in Paolo Sarpi, che ci stanno dei supermercati orientali, dove c'hanno... Perché tu devi comprare quelle cose, ce ne vanno qua, roba lì, ma la cosa, la sola... Questa è la mela fritta, guarda qua. Ah, questa però è dolce. Sì, questa faceva sempre un'amica di mia nonna. Perché le preparazioni sono mega lunghe, capito? Un sacco di roba che c'è, devi fare tutti i brodi, cose che sono la base del cibo, e poi da là poi cucinate tutto. Quindi se non c'hai 2000 di quegli ingredienti lì, non puoi cucinare orientale, no. Un sacco di roba la ruota. Un sacco di roba, un sacco di roba. No, non era facile. Ci sono tante consonanti nel dialetto pugliese. Che poi, però, la cosa assurda del dialetto pugliese è che cambia di brutto da zone vicine. Sì. Cioè, un po' come la Sardegna pure. Sì, però ci pensi, io e lui siamo il posto di origine, sono queste 30 chilometri neanche. Sì, 30 chilometri. C'è tra cazzo lui è salentino, sai cioè come cambiano i dialetti in base ai livelli di comunicazioni terrestri, perché il dialetto quando si formavano le prime fonemi impariamola sta roba, è un discorso proprio di se tu potevi avere accesso al paese vicino il dialetto è simile, però ti dico anche il paese vicino, anche il paese attaccato, anche il paese vicino cambiano le parole. Cioè, ci sono paesi attaccati che ci arrivavi tra cui anche a piedi, che cambiano le parole, cambia il modo di nella dire. Nella tua zona è perché erano roccaforti. Bravissimo. Quindi ogni paesino da noi cambia tanto. Per difesa. Vabbè, ma pure a Bari, da certo. Bari a provincia quanto certo. Cambia. Sì, assai. Però per dirti qua non è così. Qua non è così, cioè cambia, così. Però che cazzo ne so, adesso mi ammazzeranno i romagnoli, perché so, in Romagna è diverso il riminese dal cesenate, però invece comunque secondo me è uguale simile. In tutta Italia sto fatto. Sì. Dici che è uguale in tutta Italia? Sì, mi sono perso. Mi ricordo di amici miei che mi dicono guarda che il dialetto nostro non c'entra un cazzo. Con quindi loro. Per esempio, che ne so, un romano... Romano io riconosco un po' che zona puoi essere. Sì, ma cambiano proprio le parole. Però se sei tipo De Frosinone così lo riconosco. Sì, però a me non c'entra niente il ciociaro. No, però a Roma un pochetto i quartieri riconosci se uno è De Prati e se uno è De Centocelle, minimamente. Sì. Sì. Roma Nord. Tu tipo lui dice delle parole, tipo lui chiama il fumo tetra. Tetra non si usa dove, fra? A Monte Sacro. Da lui, basta. Ma lui le parla con parole che sa solo lui, tante sì. Se le ha inventate lui. Ma no, della comitiva sua, comunque loro c'erano lo slang loro, no? Sì, ma Emanuele parla tutto slang al Emanuele per dire la mattina, stamattina mi manda il messaggio David,
Punto interrogativo? Che sì, che vuol, certo che volevo capire. Letterman. No, David, Morales, quindi morale, ah, quindi che facciamo? Lucio, dalla. Lucio, dalla carta. Questo allora io ho scritto buono. David, lui ha capito. Ma io ho capito, capito, perché David, però devi tulliare che vuol dire David Morales. Però ti ho allenato il cervello questo roba, sì, magari a montone. Carichissimo, allora dammene un paio. Slang al fluido. Vabbè, Emanuele sa cucinare, la Yugi, la tua skills che nessuno sa. Zio? No, io sono un'altra skills, non c'è una skills, che so, disegno bene, che cazzo ne so. No, no, zio, no. Io a livello di disegno, la casetta, la famiglia e il sole, manco lo faccio tutto tondo, lo faccio al lato. Al lato, così faccio così, un archetto, capito? No, io non soffro niente. Nient'altro. No, queste sono, sono le bugie, queste cose. Le chiacchiere. Niente, so poltrire. Ma che, so salato, non so chiacchiere. Però sai scrivere. Sa scrivere molto bene. Porca puttana. Scrivere sa scrivere. Io te lo dico, speriamo. Che so, uno di quelli che c'è per caso, non per niente, però, cioè, ieri ne parlavamo, ieri siamo stati insieme alla presa, alla festa del suo release del disco, e io ho detto, per esempio, a me mi ha colpito una cifra rap suo. Uno, perché c'hai barre da paura e va bene. Due, perché te ne frega tanto un cazzo dei ritornelli, che è cosa che a me piace. E cosa tre, che piace meno a Ciro, eh? Giustamente, io direi. Lo devo dire. E tre, perché comunque non solo le barre c'hai, comunque... Infatti io ho detto, ma di che hai fatto? Perché hai fatto università? Cioè, perché poetica. Perché fai queste citazioni di Shakespeare, le cose... E lui mi ha detto, no, mi sono chiuso un periodo, ho letto un botto e quindi... No. Ti no, vede che leggi. Ha detto, ho letto sì, un botto. Sì, ho letto tanto vitamina. Se no, ora di meno. E comunque... molto meno. Purtroppo. Ricomincio. Poi ci stanno due sfumature. Quando noi sentivamo, che ne so, Sangue Misto, e c'era quella citazione che tu non capivi, perché magari non avevi letto quel libro, non cercavi. Avevi visto quel film. Lo cercavi, ma dove lo cercavi? Non te lo cercavi. Non te lo devi cercare. Quindi, magari dopo 3 anni... vedevi a caso un film americano che c'era quel personaggio lì che diceva portacci su, ecco che cazzo diceva Dedan, quel cazzo. Invece adesso chiaramente Google la trovi, Google la trovi, questo libretto del cazzo stampato in 500 copie, se l'ha letto quanto sei casa che hai citato quella cosa lì, per pochi la tengo lì per lui, a me che la capiscono tutti non mi interessa, però se quello lì se è andato si caserà. Certo, delle volte devi un attimo calibrare sta cosa, perché se tu vai a fare una citazione troppo ricercata e ne fai troppo, rischi che la gente non ti capisce, sì. Dice, quello dice tutte cose. Quello no, però mi piace quando la sento introdurre come cosa sta cosa. No, però non è che lui... A me piaceva da piccolo quando me la dovevo andare a cercare. La sì, prima, che però vabbè, non è che tu... Non per no, ma lui è figo perché meccia. No, cioè per sminuirti, però fai delle citazioni giuste che sono accessibili bene o male, a meno che non sei... Non c'è falitico, dici tu, ci arriva chiunque. Niente, solo mele. Però, raga, mi falle ste mele. Mi sono curiosito, ho detto, come cazzo è che cita queste cose qui? Chi è? Lui che poi invece... Dall'altra parte invece ricalca una cifra di stile ignorante, così... È figo perché mischia cheat di strada a cheat alte, capito? E quello è figo. Però vedi, ma ha colpito l'altra volta una rima che dice lui che è mega stilosa, che tutti poi se fanno invece la cosa di cheat il booster, no? Cheat il booster, cheat una generazione, cheat un'icona, cheat una cosa. Certo. E lui ha detto adolescenza senza booster. In realtà pure io il booster non ce l'ho mai avuto, ci ho avuto un vision de merda, ci ho avuto, vabbè, sì, poi dopo uno scarabeo, uno zip, un SH... Però il booster nella fattispecie è mio, non ci ho mai avuto, però per me è un'icona e mille volte magari ho guidato quello da amico mio. Però dire adolescenza senza booster... Spacca! Frate, ricopre una cosa talmente grossa che tu dici, cazzo, ho sempre visto il boosterino a quelli, ho sempre rosicato perché io non ce l'avevo. Sì, no, vabbè, però quello me l'avrebbero mai comprato. Sei più figo di adolescenza senza booster che uno che sta di ah, frecciavo sul booster, cioè è più stiloso quello che hai detto sì, pure tu, per capito? Me. Porca troia, cioè, no, io l'ho sentito anche perché arriva molte più persone, perché sono molti più, di più quelli che non ce l'hanno avuto. Cazzo, cazzo ce l'ha mai avuto il booster, ragazzino. Io l'ho mai avuto dietro. Ma non perché non ce l'avevo dietro, ma chiaramente ho sempre avuto un po' paura. Era un rello che o eri il criminale che te lo compravi perché eri mezzo meccanico così, oppure in un viziatello, perché comunque era un giorno pericoloso. Io ne ho avuti tanti, ma solo per un giorno. Io vi racconto come ho avuto il mio primo booster. Un giorno scendo in questo garage. Quanti ne hai avuto di booster? Due.
Io tanti, ma poi il giorno dopo li dovevo lasciare da qualche parte. Appoggiati. Forse quanto non erano tuoi. Booster? Cioè, niente, 2 minuti di costa e 3 minuti di paura. Esatto. Di che te li levavo. Scopro che mio padre ha un garage in più. Cosa vuol dire? Cosa c'è in questo garage? Chissà. Entro e trovo un booster. Minchia, così. E mio padre fa, se te lo metti a posto e ti paghi tutto, te lo puoi tenere. Ho detto, non me lo devi dire due volte. Fatto. Che c'è qua? Me lo so. Riso. Però fu anche quello che mi fece rompere tibia. Passo alle mele. Porco due. Cadendo dal motorino. Ti sei fatto male? Di grosso il booster. Tibia e perone. Minchia. Mi sono sbracato 1000 volte il motorino. Ma questo è tra l'altro, bro. Mi sono rotto tibia e perone. Che palle ste mele, regà. Tutte mele, regà. Ma questo è un cavallo. Capito il giovane lì? Affanculo. Capito il giovane lì? I cavalli mangiano le mele. Che cazzo ne so, mangeranno le mele i cavalli? Ciro, che mangiano i cavalli? I cavalli mangiano la maggior parte. Il fieno. Il fieno, la biava, come si chiamano? Ma solo per quello vale bene in campagna, non è la base. Però gli butti quando sono marce, gli butti se mangiano. Stacci, che sono ippopotami, non se mangiano mica. Ippopotami. Ma posso mirare allo zoo, li buttano l'ippopotami. Seguo tutte le pagine di gente di zoo che danno da mangiare ippopotami di me. Le vedi, io tutto mangio l'ippopotami. Fra, gli buttano i cocomeri così, 3 alla volta in bocca. Guardate, ma senza denti li schiacciano pure la carne. Quelle mangiano pure a te ippopotami. Hai voglia. Quelle sono tipo l'ippopotamo con il morso del leone. Ma lancio di chiusa, una pressione occhio agli ippopotami. Servirebbero due ippopotami. È un finto buono l'ippopotamo. Servirebbero due ippopotami di proprietà. Vamos a mirare. Levano tanti problemi. Sai che mi piace a me? I fenicotteri. Belli. Quel stile. A Manduria c'è sta quella spiaggia, io sono andato. Ma mo sono andati via. In Sardegna. Alle Saline. No, ci sta la Salina. Sono andati via anche loro da Manduria. C'è andato via. Pure i fenicotteri sono andati. È finita pure qua. Bisogna dire che è una terra un po' ostile. E beh, vedi te. Eppure tu grandi vacanze, eh? Dove la gente guarda male. Quello è proprio il territorio. Quello è il paese del sud. Se non guardi male pure tu, ti guardano ancora peggio. Dici, com'è che questo non mi guarda perché male? Non mi guarda male? C'è qualcosa che non bisogna nascondere qualcosa. È imbruttire. Comunque, mo... minchia, regà. Stavo a mangiare solo io ieri Emanuele, comunque. Mele? Mele. Solo mele, un camion di mele. Comunque, ti credo che a te ti piace solo cioè, la maggior parte del rap tesano. Vabbè, Manduria è tipo il Texas. Però adesso Ciro, comunque il rap preferito suo è come sempre Texas. Sud. No, non è vero. Però non è vero, un sacco di roba in New York. Non è vero, un sacco di roba in New York. Però comunque chi è tutta il tuo roba mito? Classic. Chi è il tuo mito? Ma fra, il mio mito non c'è, è un triumvirato. Tipo? Triumvirato, Master P, Shug Knight, Demon Dash. Tutta brava gente. Tutta brava gente, perché tutti imprenditori. Ma che cazzo, se sta a fare 50 anni di galera su Knight, ma vuole imprenditori? Il libro. Ma tu devi saper leggere tra le righe, frate. Cioè, non è... Per me è un king. Tutti imprenditori. Già che ha messo Vanilla Ice al 10° piano del palazzo. Ma tu guardi solo la malandrinaggine, invece tu devi guardare la visione. Ma che visione, fra, che ha fatto? Dai, onesto. Che cazzo dici, fra? Il tipo era un genio. Il tipo ha cambiato. Guarda, il tipo non c'è. Allora, ti dico una cosa. Qualcuno uccideva. No, non è così. Ti dico una cosa. Guarda Snoop. Guarda Snoop, no? Che è un'icona leggendaria, tutto quanto, che si odiano con Suge Knight. Eppure nelle interviste, il tipo, c'è un'intervista di Snoop bellissima. Che dice, prima di Suge Knight, l'industria era il pappone e noi rapper avevamo le puttane. E certo. Suge Knight ha cambiato il gioco. Ha switchato questa cosa. Qualcosa ha iniziato, è stato prima a parlare di lui. Pips, guarda, se ci pensi, lui. E come cazzo si chiama quello di... Ma non mi viene il nome, porco Dio. Comunque lui, quello della Repalot. Jay Prince, frate, nel nome di Jay Prince. Fratello, lui, Jay Prince, sono stati i primi ad avere deal di distribuzione, poi Master P dopo, ad avere i primi deal di distribuzione, dove comunque non erano le major, perché l'America è molto diversa da qua. Adesso non voglio entrare però, a rapicarmi. Reza l'aveva già fatto. No, però è vera sta roba dei papponi. Era comunque Laura, prima, quello che sono diventato i rapper era quello che, lo faceva che Rizzo, vedevano, lo facevano no, però vedevano i pimps che erano quelli, vabbè, spacciatori, era già stato, cioè, nel senso... e papponi dei prostitute che erano, io li cercavano i macchinoni, le capezze d'oro e se vestivano bene andavano nei locali e spaccavano i primi rapper puzzoni senza una breccola che vedevano quelli lì stilosi e dicevano, cazzo, io voglio averci la macchina, voglio averci la... Che poi un po' è la cosa Gomorra, è la cosa, cioè pure in, alla fine funziona così, capito? Però è un modo, cioè un modo di fare un business legale, ha trovato un modo di fare un business legale, poi lascia stare che lui è degenerato, però aveva costruito un modello di business solido. Che però è, l'affermazione è lo, sulla base dell'ostentazione della roccia, cioè comunque sì, viene, sì, da, però viene prima ecco, dai quello vapori, voglio dai dire, non è stato lungimirante nella no, ha gestito male la faccenda, gli è partita la nave. Cioè,
Però ha creato un modello buona di idea iniziale, ok. Però ha creato un modello di business sulla quale si fondano ancora sulle, le etichette indipendenti americane. Sul terrore, però, cioè, comunque, vabbè, sulle quello, prepotenze. Quello è discutibile, certamente, però tu devi guardare... Era un filo prepotente. Mafia, frate, come sta? No, no, devi guardare a bigger picture, però, bro. Cosa hai mangiato? Io ho mangiato ravioli e gamberetti. Mazza, no? Ma Amsterdam non te fanno mangiare. Le mele devi chiedere a Emanuele. Guarda, c'era le mele di Amsterdam. Le famose mele di Amsterdam. Troppa pastella e poca mela. Però erano buone. Le mangi di mele ad Amsterdam. Mele? Buone? Mele fritte, io so far bene. Sono buone, sono buone. Te posso dire come si fanno al meglio, devi prendere un attrezzo che devi levare tutto il quello del dentro della mela con i semi. Il torso. È un coso tondo. Torsolo. Poi le tagli a fettine così tonde, le metti nella pastella, le friggi col buco al centro, vengono tipo ciambelline. Ah, sono mele Quante fritte. Cazzo ne sai, eh? Ha lavorato. Io vorrei estrapolare la ricetta delle mele fritte del Narcos e metterla proprio come... Te le faccio come fai... No, sai quelle cose, serve shorts, YouTube però. Shorts. Sì, YouTube Shorts, mele fritte e noise narcos. Tipo Jail Reception, quelli. Bellissimo. Ricordi che c'erano pure i Prodigy. L'ha fatto Thirsty Noll, Prodigy, Snoop, un po' tutti hanno fatto. Steam Peace Prodigy. Il toast col ferro da stiro. Sì, il toast col ferro. Io ho scaldato per anni nelle... Nel ferro da stiro. No, con il phon, era l'unico strumento che avevo per riscaldare. Congelavi e cucevi. E tornavamo dopo... Cucevi e scongelavi. Tornavamo dopo ore e ore in giro, che magari c'avevo qualche cosa che mi era rimasto, un tramezzino, fame da morire, sempre phon. Ubriaco. Phon. Sì, è vero, mi ricordo sto fatto del phon, zio, perché è roba dei furgoni, capito? Sì, roba di panca bestia. Da ridere, però diciamo. Devo dire, vedi che c'è sempre da imparare. Emanuele mi ha insegnato il trick del calzino negli hotel. Non lo... Vabbè, quello ha capito. La prima volta che l'ha fatto Emanuele. Poi la sola di quella cosa lì è che spesso e volentieri te lo scordi. Perché chi cazzo si ricorda la mattina dopo che hai messo il calzino? Poi soprattutto se devi richiudere tu la borsa. Emanuele arriva, tempo che arriva nella stanza, lo lasci, tu entri nella tua stanza, torni un minuto dopo, la camera è come camera sua di casa, i panni, tutto fuori. I panni sulle tende, tutto non si fuori, sa, tutto fuori. Poi si porta sempre, deve partire un'ora, il computer, ma 300 cavi, tutto. Frate. Come fai in quel poco tempo a aprire? I cappelli New Era del 2009, tutto, li 3, 4. Me devo sentire a casa mia, capito? Devo colonizzare. Il quadro, capito? Ma sì. Quadro. Si ricostruisce un habitat familiare. Sul ma tu muro. Pensa che io per una vita ho avuto questa perversione che dovunque andavo, dovunque viaggiavo, dietro al quadro dell'hotel scrivevo una cosa e rimettevo il quadro. Tipo una bestemmia. No, delle cose un po' tipo ricordati che morirai, delle cose contro qualcuno che se levava il capito. Ma che genio. Che levava il quadro e via male. Ma l'ho fatto per una vita in tutti gli hotel dove sono andato in tutto il mondo. Questa roba mi fa... No, che è malato. L'ho fatto da... Levavo il quadro, scrivevo una cosa amara e lo rimettevo. Che genio! Oh, Cristo. Perché mi piace. Ma perché mi piace? Perché mi annoio. Perché mi annoio. Vabbè. Molto bello. Ne abbiamo sfonnati i tutelli, eh? Minchia, ti ricordi quando abbiamo buttato la poltrona giù da te? Io mi ricordo una volta che mi ha portato un materassino. Ma questo è de troppo! Una volta mi ha portato un materassino. Non si sa perché, Emanuele. Non si sa perché, t'ho sì, salvato la vita. No, non mi hai salvato, io stavo facendo. T'ho portato un letto intero, sì, da una camera. E una certa, io stavo là con sta tipa e mi sentivo che squillava sto telefono. Emanuele, ma che cazzo vuole così? Dopo un po'. Bum, 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 frate, apri! Io così. Materasso. A una certa, dopo un po', ovviamente non ho aperto in quel momento. Finito tutto quanto, apro la porta, trovo un letto. Emanuele dalla camera stasera ha incollato questa brandina e me l'aveva portata perché aveva paura che avevo usato. Che amico, la... Cioè, ti ha ristrutturato una stanza e ti stavi a lamentare. Sì, no, perché lui, perché lui aveva buscato una singola, disrespect, e io non volevo che il mio amico era disrespettato. Allora gli ho dato... Forse in camera mia c'era un divano letto, io l'ho portato. Perché c'era il letto matrimoniale e una brandina in camera tua buttata da una parte e mi hai portato quella. Chi è che fa queste cose? Solo gli amici, come quelli che ti dicono c'è la verdura. Chi lo fa? Solo c'hai il drenaggio nei denti? No. Io? No. Una mela? C'è una mela in bocca. Gradisci una mela? Vabbè, le avventure negli alberghi come ne abbiamo avute parecchie. Beh, cazzo. Però mi sembra quella nuova generazione degli alberghi si dà da fare, eh? Sì, eh. Take away. Ti posso dire una cosa? So, mi ricordo una data a Senigallia dei miei 27 anni? Stavo facendo Jim Morrison. Diciamone una parte. Quando magari. Sbocco la mattina dopo nell'albero finto dell'hotel. Nella hall dell'hotel, praticamente scendo, stavo male quella mattina, dovevamo sbrigare, andare a fare un'altra data, zio mi chiama, mi dice scendi, sbrigati. Manuele già stavano sotto, io scendo così, stavo malissimo, veniva da vomitare, faccio la prima rampa, la seconda rampa, una certa vedo un albero
Io non so la testa mia che mi ha detto. Ma no, ci hai pisciato. No, mo così no. Ci ho vomitato. No, ci ho vomitato perché arrivo. Ma l'albero più educato, centro, no. È il centro della hall. Sto albero io l'ho visto. Pensavo che stavo fuori. No, pensavo... sì, erano quelli che escono fuori dal... Frate, io pensavo che stavo fuori, che stavo già fuori, invece era al centro della hall. Quindi davanti a quelli che stavano facendo il mi fermo, gli vomito tutto nella hall, mi giro, mi rendo conto e me ne vado. Zio, andiamocene. Fermi un attimo, se ricordo un attimo una cosa in testa. Che cazzo aveva fatta quella vomitata alla... a Senigallia nei ristoranti? Beh, zio, no, che fa? Che scusate un attimo, allora, ma che meno zio male che fa? Scusate mangiato un attimo, gli fa una strusciata dei Campari Rosso de vomito. Non mi ricordo. No, io mi ricordo. Vabbè, non lo dico, Porello, perché non vogliamo snicciare. No, quando abbiamo preso la villa, quella delle Marche, per fare... Porca matosca, no, là non si può parlare. Interiore abbiamo fatto quella cena. Ricordo Pierino, che gli voglio bene, fra, sei mio fratello, che ha fatto una scureggia davanti a tutti il bestiale e passò e continua a camminare, ricordi? Grande. Katie, ti voglio e bene, devi condividere brother anche questo. Porco Dio, siamo finiti a parlare intanto, di scorreggia e sbocco. E quello bello, se doveva finire, fra. Hai detto tu che siamo bestie, facciamo intanto le bestie. In quella casa abbiamo droppato belle hit. Porca sì, puttana. Abbiamo fatto Daytona 2000. Solo hit. Hai fatto tutto, quasi tutto, tutto virus. Alla fine quello che serve è vibe per fare i dischi. Sì, no? Però era bellissimo, fra una certa c'erano i ragazzi degli Uter là, ci stavamo noi, no degli Uter, chi so, i ragazzi dei... No Text. No Text, i ragazzi dei No Text c'erano 2000 artisti, arrivava Silvano, poi è arrivato Piero, poi sono arrivato io. È stato bello, è figo. Era vivo. Infatti, ma poi nessuno mi appoggiava in quella casa che avevo trovato io, che invece era sperduta nel nulla, però che c'aveva, c'aveva... Ma non era una casa, era un casale, c'era... Era una cascina, c'aveva questa piscina... A parte l'invasione delle blatte l'ultima sì notte. Porco, tu ti ricordi che cascavano dal soffitto? Che puttana. Incredibile, abbiamo evacuato la casa. Tutto, ti ricordi che tu una certa hai cominciato frate a urlarti, no? A me fa proprio schifo. Frate, nel soffitto pieno. No, ma c'è stata tipo comunque queste cose succedono anche dalle parti vostre, perché a Mandù l'ultimo giorno in quella casa con la piscina, ti ricordi che arrivavano quei... Ma non in casa, poi in mezza strada. Rossi, come si chiamano? Betti Rossi. E... quelli che invadono le palme, porca puttana. Ah, i picchi? No, che era? Il punteruolo rosso. Ah, ok. Che andavano nella piscina, quelli che... Quelli sì, che sì, mangiano sì, porco, questo sto ubriaco tutta di la piscina nuovo, piena di sti cosi, ogni mattina con il retino alle 8. C'ho pure una cena. Sì. Di lavoro. Cazzo, però quella casa delle Marche era buona, ci cioè abbiamo fatto un sacco di belle cose. Cioè, vogliamo anche ricordare che è acceso un camino in una casa con camino chiuso, Questa cosa non me la perdoneranno mai, cioè, faceva freddo. E stavamo a morire, però. Stavamo per morire. A un certo punto, in casa, completamente piena di fumo, ragazzi. Che cazzo, cioè, guardiamo io e lui, di che qua stiamo a tossire così con gli asciugamani bagnati, tipo tipo incendio. Cazzo, dice, scendiamo e c'era lui con la sigaretta. Ho acceso un po' il camino, dico, ma qua è chiuso il camino, porca troia. Pieno, nebbia. Era tappato il camino. Era tappato. E com'è finita? Apriamo tutte le finestre, ultima finestra rimasta aperta. Ciro stava seduto sul divano a un certo punto, ha rotto il cazzo, tutte le finestre aperte, chiudiamo. Boom, da un colpo, scoppia il vetro. Mano insanguinata. Vetro dal polso. Comunque, raga, una volta Manuele si è fatto un tatuaggio sulla mano che ce l'ha ancora, la rondine. Siamo partiti 3 giorni in tour, gli è andato in cancrena il tatuaggio. C'aveva il tatuaggio con delle croste così, ti ricordi? No, me la sono fatta il giorno di Capodanno. Mi ricordo quando è nato il figlio di Loris. Che stavamo insieme, siamo andati all'ospedale, a Capodanno. Giustamente me l'ho fatto un tatuaggio sul collo, poi non contento mi faccio pure la rondine sulla mano. Perché te la sei fatta? Da Simone Sorbi. E il giorno di Capodanno, era il 31, mi ricordo. E la sera comunque siamo andati a una serata, mi sembra, all'anificio. All'anificio, io e te? Numerose mani fatto quella, strette. Ricordi quella cena con Gel che è entrato nella vetrata? Gel? Gel, a casa di Simona. Sì, come no, certo. Che gli davo da bere, non sapevo che non poteva. Ma era l'altro Capodanno, era sempre lo stesso? Era sempre lo stesso. Che poi è nato il figlio di Gengis e noi stavamo in una situazione, 7 di mattina, ci siamo guardati e abbiamo detto tutti andiamo all'ospedale. Fra, non c'è solo Claudio c'è andò. Solo Claudio, non ho le condizioni. È stato cacciato anche via malamente. Madonna mia. Che risate, quella cena, fratello. Vabbè, ma torniamo al podcast, perché qua mi sembra... Questo è il podcast. Ci sei nel podcast, bello. Comunque che risate, mazza quanto sei stiloso, fra. Col pettinino. Lo sai che sembri di Massafra. Massafra è un bel posto leggendario. Tu calcola che... L'autostrada finisce a Massafra. Minchia. In Puglia, sì. Quindi da Massafra inizia. Che vuol dire finisce? Dipende dove la guardi. La strada. Ci sembra comunque. C'è l'ultimo casello. L'ultimo casello a Massafra. Da lì in poi non c'è più. Quindi per arrivare da noi non c'è autostrada, no?
Ah, ok. E poi da noi, noi. Da là se continuano i cavalli. Cioè, se fanno i cavalli legati, sì. A piedi. Se molli la macchina. Se non se li stanno mangiando. Tipo Messico, che c'è sta la frontiera che tutti a piedi con le borse. No, no, però al di là di quello, per andare a Lecce ci sono le superstrade, però l'autostrada è finita. Per venire da me no, quindi... Però sta cosa dei cavalli, loro... Cioè, tipo, per loro è strano vedere uno col cavallo. Porco e tipo, scesero degli amici miei di Roma. A Massafra. Appena scesero, li prendo dalla macchina alla stazione di Massafra. Poi, frate, quanto la vorrei vedere? No, ma è una roba fatiscente. Non, molti massafresi non l'hanno mai vista perché è in culo ai lupi. Prendo questi amici miei di Roma, salgo in paese, vedono uno col cavallo. Fanno, no! Quelle foto di le storie. Cioè, per me è normale. È normalissimo. Io ce l'ho in casa, mio padre è malato. Peggio. Papà di Ciro è cavallato. Mio padre è malato per i cavalli. Belli cavalli, belle bestie. Falco da caccia. Cioè, per me è normale, capi? Ogni tanto, non magari... I cavalli sono belle bestie. Tu calcoli che mio padre si guarda la televisione col falco. Col falco? Bresaola. Tipo si taglia la carne cruda, lo sta addestrando. L'ha addestrato a cambiare canale. Lo no, fa no. Però lo sta addestrando. Vai. Tipo da una beccata e torna indietro. Metti su chi l'ha visto. C'è un bel detto sui cavalli che dice l'occhio del padrone ingrassa il cavallo. Vuol dire che ci devi sempre stare dietro il business tuo. Sennò e anche a cavallo nato non si guarda in bocca, bro. Anche. I cavalli sono brutte persone. Hai visto la puntata di Griffin? Troppo ride. Se vede il cavallo che sbuca così. I Griffin sono la mia serie preferita. Serie? Serie preferita? Non ce l'hai, no? Soprano, punto, basta. Bella lotta. A me piace il capo dei capi. Il capo dei... Però Soprano... Certo, Soprano non si Palermo, Soprano non si batte per la roba... Mafia, non la si batte Soprano. La pasta con le fu del tuo gradimento. E per la roba Black non si batte The Wire. L'ho sentita la puzza. The Wire. Capo dei cinema. È stata una delle prime serie. The Wire è incredibile. L'ho sentita e lui dice no. No, zitto tu, no, zitto tu. Ah, sentita la puzza. The Wire è un bravo lavoratore. Però parla con la voce di Bush. Ma parla con la sua voce. Non è vero, zitto tu. Beh, il capo dei capi è una bella serie. Ah, se si calcoli ha fatto Tao 2, cioè se pensi che è una produzione incredibile. Tu l'hai vista? L'hai vista? Guarda, tra c'è su YouTube integrale. Non l'hai vista? Delle città, è uscita quando lui... Forse la serie più bella insieme a Soprano. No, se parliamo di serie italiane, è la più bella insieme a Romanzo, per me. Ti posso dire una cosa? La rivedo da quei tempi. Riguardando il capo dei capi è la serie più bella italiana. Riguardando Romanzo ora... No, Romanzo. No, meglio il capo dei capi. Meglio il capo dei capi. Gli attori sono troppo più forti. Romanzo però, sai cosa? Romanzo è troppo più poetica, fra, c'è troppo più... È bella, però il capo dei capi è più... Però se la riguardi adesso, Romanzo... È una chietta, fra. Se riguardi Romanzo stanno tutti così. Capo dei capi spacca. Il capo dei capi però, sai che c'è? Che noi, nella nostra... Tipo di, cioè sì, anche io, a parte noi così, ma anche io con gli amici con cui sono cresciuto, è una roba che diventa quasi comica, no? Tutte le cheat, tutte quelle robe lì sono talmente ridicole, cioè talmente stilose. Beh, perché Romanzo, porco due. Però Romanzo è una cosa, secondo me, più sentimentale. No, per me capo dei capi. Io te lo dico, a Romano mi piace più il capo dei capi. Ha avuto più tempo comunque di abituare. Per me Romanzo è la meglio cosa mai fatta in Italia. No, secondo me il capo dei capi. È potentissimo. Anche per gli attori, perché c'è sta Bernardo, quello che fa Bernardo Provenzano. Provenzano è un eroe. È troppo forte. Quello che ha fatto Torino è incredibile, Joel... perché poi negli altri ruoli è sempre un bravo attore, ma quell'attore... Quello ha fatto Padre Pio, credo, su una serie. No, che Padre Pio. No, ma tu ti dico questa, un amico mio di Giù. No, il tipo il posto al sole, quella roba lì può essere? No. Un amico mio di Giù... Per redenzione l'ha fatto Padre Pio. No, però, lui non è stato felice, perché una certa la gente... Pensa l'ignoranza, un amico mio di Giù, chiaramente in fissa col capo dei capi, però ha chiamato Totorina. Però problemi cognitivi abbastanza complessi. A un certo punto questo qua, giustamente l'attore, fa un altro film dove fa un pompiere, non so che cazzo faceva. Il tipo mi guarda, ma frate, ma mi incontra e mi fa, ma frate, ma ti sei reso conto? Totorina che cazzo ha fatto? Si è fatto i capelli rossi. Totorina, come fatto che sei scemo? Totale. Io dico, quando sei schiavo di un ruolo, cioè quando diventi schiavo di un ruolo, in quella maniera lì, è difficile farne un altro, capito? Difficile. Fra Gandolfini, io non lo so, guarda, cioè per me Gandolfini è Tony però Soprano. Ha fatto non è altri attore... film Gandolfini. Sì, è belli, pure. Però, pure belli. Hai visto quello del carcere che lui fa il direttore? Sì, ho visto ma sì, perché Tony Soprano. Quello è Tony Soprano. Il castello. Come Joele, non mi ricordo, scusate, il nome dell'attore. Eppure un altro tipo che lui fa il killer. Ed è brutto perché... Kogan, quello con...
con Brad Pitt, che lui fa il killer, che lo chiamano, che deve ammazzare uno, poi in realtà si spista e non però effettivamente più. Lui è Tony Soprano. E dico, come si... Sì, per me sì. Ma guarda che nella musica non è così tanto diverso. Fratello, l'ha entrato cioè io quando mi ascolto Puscia, devo fare Puscia. Anzi, io sto lanciando le cose, dammi, dammi corda, fravo. Cioè, pure però, noi, al di fuori da quel ruolo lì, è difficile che tu ti piace come interpreta un altro ruolo. Perché però tu lui ha detto una cosa, cioè, è vera, cioè nel senso, se uno si ascolta Noise, si aspetta Noise. Se si ascolta, cioè, capito, non si aspetta da te un pezzo diverso, troppo diverso. Diverso da quella che è la tua città. Certo, è come se però io no. Da un giorno all'altro mi metto a fare l'attore e faccio una commedia alla Muccino, per dire. Sì. Dici che questo è un coglione, cioè che cazzo, io lo so. Beh, non perché il resto è un genere autoriale, quindi connota profondamente esatto. L'artista. La persona sì, però allo stesso anche. Modo un attore, perché sei così affezionato? L'attore che Gandolfini è Soprano, che Jenny è quello dei Gomorra. Chi è il tuo attore quello... italiano preferito? Difficile. Per me Carlo Verdone. Allora, l'altro giorno facevamo un'analisi molto bella perché ci siamo rivisti i compagni di scuola nella Villa Siena che stupendo, abbiamo fatto. Fate, tu immagina adesso nel cinema italiano il comico, ma no il comico che hanno che è il Cozzalone, no ste stronzate qui con tutto rispetto poi perché fanno ridere la gente, però quella comicità di Carlo Verdone che era la comicità ereditata da Sordi, che era la comicità ereditata quasi black humor. No, questi personaggi qui che riescono a fondere la drammaticità con la commedia, non c'è sta più un attore così. No, è vero. Soprattutto, sai che è difficile, è facile far dramma, facile fare. Prova a fare la commedia, prova a far ridere la gente, ma non a far ridere la gente appunto con gli Emigratis, con che Cozzalone. Prova a far ridere la gente come faceva ride Verdone. Col dramma. Col dramma. Sì, fra. Alberto Sordi pure lo sapeva fare. Pure, frate. Quegli attori lì in Italia non ci stanno più. Fra, tu ti non ci stanno però più. Incarnavano un momento no, quindi, sociale. Quindi, esatto. No, voi la vedete così perché siete di tutti Roma. Gli attori, no, 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 no. Io tutti, posso... Fa tanto. Frate, io sono no, di Bari per tutti gli attori Verdone forti che ci stanno poi in Italia fanno il dramma. Non sanno fare la commedia. Fra, Carlo Verdone... Uno, perché non ci sta più chi scrive, perché comunque sono i dialoghi poi che facevano ridere, non è... Poi sì, tu puoi essere sì, bravo quanto ne pare, la caratterizzazione però del personaggio. Il dialogo scritto in quella maniera lì, comunque ci devi essere forte a scrivere un dialogo che fa ride. Perché a me la commedia all'italiana mi fa cacao. Rocco Papaleo che fa ride, per dire. Rocco Papaleo spacca. E a me piace, per dire. Sì, è uno di quelli che fa ride. Pugliese, quindi lo Basilicano. Luca. L'avete visto? Quello del boss in salotto. No, l'avete visto quello? Spacca. Fa ride. L'avete visto quello che lui si rifugia con Sergio Rubino dentro la palazzina occupata che vede il cervo? No. Stupendo. Si chiama tipo Il Grande Cervo, una cosa del genere. Ora film di Sergio Rubino con Rocco Papaleo e fa mega ride. E Rocco Papaleo fa ride e spacca il culo. Però per dire, quella comicità che c'aveva per due, che c'erano questi qua, drammatica, non così, più, non esiste più un attore italiano che riesce a fare ride. Paolo Villaggio non ti piace, però. No, no. Paolo Villaggio, frate, è uno con una capoccia per grossa genio. Così. Okay, per me allora, però, questo io volevo tipo posto pure lui è diventato schiavo dei fantozzi. No, per me però, Paolo Villaggio no. È e lui faceva lo scemo, ma lui è un intellettuale però, della Madonna. Però, anche se alla fine... Cioè lui estremizzava il ruolo dell'operaio in Italia in quegli anni, che eri veramente un numero. Ma tu lo sai che ho letto una parte che Homer, dei Simpson, a dei tratti sono stati presi da fantozzi? Incredibile. Cioè ha fatto scuola a livello mondiale il tipo. Sì, però sai quanto era Paolo Villaggio era frustrato dal fatto che lui era fantozzi, perché è un uomo con una capoccia della Madonna, è sempre stato sfruttato per essere fantozzi. È uno con una capoccia della Madonna, cioè perché gli devi far fare quella parte da imbecille tutta la vita? Capito? Perché la vita è strana, frate. Però Vito, la vita è una stronzata. Devo dire, tipo, hai visto Viaggi dei nozze di Carlo Verdone, che è uno dei film suoi più famosi e tutti si ricordano per la battuta, lo famo strano, La cosa a me che mi ha più impressionato quando ero ragazzino è la fine... A te ti ha impressionato Nascella sì, Nascella no. No, a me mi ha impressionato la fine del film, che era gioca col pallone da solo dentro, rimane da solo con la moglie che ma già non se lo incula. Tutti i film di Verdone finiscono. Pensa come finisce Compagni di scuola. Tutti i film di Verdone. Per me Compagni di scuola chiamo è il più bel film italiano di sempre. Con calma. Come per fammi vivere l'ultimo tratto di pace della vita. Tutti i film di Verdone finiscono a schifio. Pure ti ammazzi, dai risate tutto il film e poi alla fine ti pia male. È quello un sacco bello, tutti pure che hai visto pure quella camminata di un sacco bello, certo, no? Se tipo tu dovresti però l'unico che finisce up è Gallo Cedrone, che finisce però che è fa veramente amaro tutto il film, che lui da che era il boss e se poi da che era
il boss che c'aveva l'autista è diventato l'autista de... Comunque, se esce fuori un comico in no, Italia... No, quello non è Gravo Cedrone, quello è... c'era un cinese in coma. Ah, scusami, è vero, se esce Cedrone, fuori un comico in Italia... viene rapito in Afghanistan, dove, porco due? Che finisce con la battuta, quella del gas, no, no dell'ossigeno. No, quello c'era un cinese in coma, invece Gravo Cedrone è quello che finisce con... Che lui fa il comizio sul Tevere, che si candida in politica, talmente assurdo. Io sto più... Lo voglio vivere, ci voglio pure fare il bagno. Guarda a sinistra se scorre, guarda a destra se scorre. No, guarda, vedo verde. Guarda a destra, vedo verde. Los Sette Angeles. Lingue d'asfalto. Los Angeles. Due lunghe lingue due d'asfalto. Lunghe lingue che genio, d'asfalto. Carlo Verdone è il migliore di vabbè, tutti. Vabbè, comunque, non ci stanno quei personaggi così. No, è vero. Tu dici, è il mio attore preferito. Comunque è uno fortissimo. Cioè, quel, se tu adesso devi andare a trovare nell'attore italiano uno che sa fare la commedia da quel livello lì, non c'è sta. Manco secondo me. Se facciamo una trasposizione nel rap, legata a questo discorso, qual è il... Dei personaggi simili hanno avuto anche tanto tempo per riuscire ad affermarsi e a rimanere così solide nelle memorie. Con la velocità che c'è adesso anche a livello di passaggio di artisti, di crescita. Di... E anche che il cinema, zi... Ma tempo. Siamo sicuri che ci sarà il tempo per i nuovi di stratificare. E diventare icone. È difficile. Non forse tempo. No. Forse ce ne come sono per troppi. La musica. È difficile, forse però, no. Perché comunque la gente... Cioè, prima un film... Aveva un tempo di cioè durava tanto tempo, usciva nel cinema, stava nelle sale come per un dimensi. Disco fra diventava come, c'era una volta in America gli hanno levato tre quarti d'ora dalla stesura che dura tre ore e mezza e c'era il tipo non l'ha voluto mai non l'ha voluto mai vedere Sergio Leone perché era afflitto, gli hanno levato tre quarti d'ora della cosa e diceva il nuovo montaggio per me è un insulto, per me è uno stupro al lavoro che ho fatto e dura tre ore e mezza, durava quattro ore e un quarto. Ci hanno messo, non so, 20 anni a fare. Quanto c'hanno? 10 anni? No, ci ha messo 20 anni per girarlo. Perché nel i tempi del cinema sono lunghissimi. Però adesso... Prima, capito, ora, lo, no. Ora no. No, però con lo streaming, raga. Però, ripeto, ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro. Non puoi dire. No, ma secondo me sta roba della velocità è una roba di percezione. Perché nel, cioè, tipo, nel nostro cuore si sono sedimentati certi personaggi, certi album, certe cose. Anche per il periodo storico, perché certo. Perché noi eravamo piccoli quando... Quando usufrui. Vamo. Chiedi a me, quando c'hai problemi che parli, chiedi a me. La quinta birra è difficile. Non solo di matematica, ormai più. Dopo un'ora di chiacchiere, anche dopo, pure dopo un'ora di birre posso. No, è vero, per esempio, perché ne so, per la generazione 2, per te Chief Keef è leggendario. Fermati, no? Per me Chief Keef è leggendario. Sì, però per loro è leggendario. Chief Keef è leggendario. Ma pure per noi è leggendario. Tre canzoni, 10 anni di carriera. Pure per noi, però per loro ancora di più. Però c'è da dire, fratello. Però non solo Final Reach è bello. Vabbè, però c'è sta Feneto. No, fate gli altri album, non sono lì. No, no, però cioè... Feneto sta in Finally Rich, eh. Ah, tu... Io non la dico, canzone, io dico il disco. Canzone, io dico il disco. Nel disco c'è Feneto, no? Oh, mi sono sbagliato, se mi sbaglio alzo, me ne vado e non faccio più il podcast. E Be Sober, tutte quelle tracce là, secondo me sono capolavori. Tra il tipo è l'ultimo delle leggende, perché ha fatto un disco e basta, tre canzoni e basta. Cioè e gli altri non saranno mai a livello. Headliner di Rolling Loud, de Coachella, lo chiamano tutti gli anni per fare Feneto, Love Sosa, Don't Like, tre canzoni. Quello è diventa quello, non ha... Che grande, non può più tornare a Chicago, non può più fare niente, abita a Miami in una villa, gioca alla play, esce fuori con una pazza così, fatto Delin, canta tre canzoni, 100.000 no, ma lui è veramente 100.000 persone che cantano come prima cantavano per Kendrick Lamar. Volta l'altro giorno sai sul palco con Chief Keef, perché Chief Keef è una leggenda. Ma lui è una leggenda proprio a livello di attitude, perché tipo quando dovevano fare il video di 8 Be Sober, che i feat erano Wiz Khalifa e 50 Cent, non si è presentato. Lui non si è presentato perché non gli interessava un cazzo. Non si è presentato con 50, ha lasciato 50 Cent e Wiz Khalifa nel deserto, fra. Ha lasciato 50 Cent e Wiz Khalifa nel deserto e Chief Keef non si è presentato. In Italia una roba del genere non troverebbe riscontro. Ma sai che da Chicago comunque tutti quelli che sono usciti, e Kanye West, e Common, e chi c'è sta? E poi tutta la scena nuova, no? Lil Dark, tutto un block, cioè, King Von, Rest in Peace. King Von, bell'assassino pure. Sì, è il primo hitman rapper della storia. Sì. Si dice che ho ucciso, ho la maglietta io. C'è tipo 10 persone sul groppone. Sì, è uscito un documentario di 4 ore che poi il cugino ha fatto togliere. No, raga, Feneto non sta in Finally Reach. Te l'ho detto. Ho toppato male.
Aia. Mi sa che Stand Back From Two Dead. Anzi, però, stavo facendo pure un passo indietro. Scusate, perché scusate, mi sembravi troppo convinto. Scusate, quindi ho detto, ma faccio la figura del trimone. Però la sua descrizione di Chief Keef che esce da casa con la pants così, a me è piaciuta comunque. Mai oro, mai capezze, sempre naked. Il cazzo, come? No, però pure video, sempre petto così. Da pischiello. Da pischiello, mo c'ha 190 capezze. Però bello così. Tutti dentro una stanza senza quella era figa. Tutti a petto in 30. A petto, ma poi lui c'ha la tutti sua, le treccine. La crew sua è Rondo Number 9, ha preso 50 anni a 19 anni. Sì. Lì Riz gli hanno sparato in gola e non può più quasi parlare. E poi chi cavolo è morto di loro? E Duck Fredo. Fredo è morto, Rest in Peace Fredo Santana. FBG Duck dici tu? Era, quello è di un altro set, era non è manco Block, sì. Quello è STLBT. Questo tagliamolo perché chiudi Yuki, non mi puoi riprendere. Questo è proprio sul nervo. Io su Ste Robe. Avevo preso proprio sul un altro set. È giusto. Perché la generazione tua, la generazione tua è intrippata con Chicago molto più di Yuki. Mega rispetto. Che cosa? C'è la generazione nuova, se tu ci pensi. No, vabbè, ma i ragazzi in Italia si ascoltano. Ora va di moda tanto il rap francese. Sì, no, io voglio dire una cosa. Il trip vostro è Chicago. Dal 2016 in poi. Memphis. Il trip dei ragazzi di ora è Marsiglia. Che palle. Sì, però il vostro qual è? Però dipende pure. Però rispetto, il vostro qual è? Però no, a me piace Memphis a morire, fratello. Cioè tipo Iocotti, fratello, per me è tipo sì, quella roba è là. Fratello, ha preso Memphis, Iocotti ha fatto così. Poi io sono pure mega fan di Young Dolph che è morto e comunque 99% fratello, comunque c'entra Iocotti e Black Youngster. Young Dolph per me è il capo. Cioè, quello ha finanziato il suo quartiere, tutto indipendente, è arrivato primo in classifica i dischi di platino da indipendente. Young Dolph, Rest in Peace. Ma pure quelli ancora più recenti. Sì. Ma hai visto che faceva Young Dolph che compra le case dei figli ogni anno? Fratello, ma stai scherzando? Io appena Gucci Mane, non ci fotteva nessuno con Young Dolph, perché era nemico dell'industria di tutti. Gucci Mane, che comunque è padre di tutti, ha sempre detto Young Dolph è una cosa a parte, l'unico indipendente realmente nell'industria americana. È arrivato primo in classifica Young Dolph da indipendente e ha fatto una cifra di soldi. No, ma che erano tutti in tasca sua. Però raga, occhio, perché tutte queste cose non è che sono i primi sempre. In quel momento, a Memphis, in quel momento, certo. Cioè. Infatti a me queste storie mi casano sempre, però mi lasciano sempre il tempo che trovano alla fine. In America però se ci un pensi... po' di narrazione, capito? Un po' di mitologia. Assolutamente. Ci sta, è così, è come nello sport. Secondo me è figo invece. Per il rap del sud in America, non sto parlando in Italia, in America... Ha una marcia in più, cioè a me. Ma pure piace... in Italia, te lo dico io, pure in Italia. No, questo non lo voglio dire, perché io sono del sud. Ok, te lo dico io che sono genere, di Roma, che sono del centro e sono cresciuto col rap milanese, perché a parte Emanuele, io non mi sentivo nessuno di Roma e mi sentivo i Dogo, per dire, e i Cosang di Napoli, quindi te lo dico io, il rap del sud c'ha una marcia in più già dal dialetto, come troncano le parole, è la cosa più vicino all'americano, secondo me. Beh, sicuramente sì, il dialetto tronco fa tanto. Fa tanto sì, fra. Fidati che mo perché il dialetto tuo casomai non va di moda come il dialetto napoletano, ma se tu non è che non va di moda, non ha una tradizione musicale. Ma nessun dialetto, hai nel napoletano. C'è un dialetto. Esatto. Sì, tante volte. Falla. Tante volte. Butta il disco così ci lo dici. Siete agli antipodi. Però vedi, io pure gli ho detto quattro vocali. Che Dio ci spacca il culo, però deve stare attento col dialetto perché non è napoletano, non è. È un dialetto talmente particolare che è come se ti metti a fare pezzi in sar, cioè senza di, però. Sì. È un dialetto talmente ristretto e particolare. Vabbè, ma io qualche barra proprio. I napoletani ce l'hanno messo per dire che fino a da curre guagliote i 99 posti. Poi c'è stato un salto della Madonna. Però che Napoli c'è una tradizione. Dicevano, sì, ma la canzone napoletana è un genere che si c'è. Come nel mondo? Da Mario Merola, capì che ti voglio dire. Quello che ho detto. Se ti metti a slengare pesante nel dialetto vostro, non si capisce. Non si capisce niente. Come sai? Cioè, tra Nino D'Angelo ha riempito il come siciliani, come se uno si mette con Luchero, però frate, la musica napoletana è una tradizione, è una storia. Certo, io mi sento solo musica napoletana e sono romano. Poi Gomorra ha fatto tanto. Gomorra ha fatto tanto a livello di intellegibilità. Ma l'avete visto con la serie nuova
Mi fio stan fissa. No, mai visto una puntata. Mare fuori. Tu l'hai vista, no. Lo sapevo, tu vedi tutto. Perché a Ludovica, napoletano. Ah, però tu ti sei visto pure la serie quella là, mega pacco, di Felice Magnello. Quando una cosa fa cagarmi la vedo subito. Frate, quella serie di Felice Magnello. Io di sera vado a cercare i film quella del merda. Quella era stupenda, la serie di Felice Magnello. Voglio vedere il film del merda. No, non Mastrandrea, chi era? Quello sulla malata del merda. Spaccavo, quello Germano, era figa. Bellissimo. Perché stai scherzando? Perché poi la vedi una bella storia. Bella serie. Ma è, no, io sono il film. Vabbè, non posso la serie. Io sono mega fan. Guarda, che è fatta bene quella serie. No, però comunque, a parte le cazzate, ho sentito il disco nuovo, Quarto dei Bue, quello che è uscito con Skinny. Io lo sto sentendo stamattina e mi sembra veramente una bella hit. Come la roba The Globe. Mi piace De Brutto, mi piace una cifra, il titolo, tra l'altro, The Globe. Dice perché l'hai voluto chiamare The Globe. Esatto. Che è praticamente il concept di quell'album, è il teatro. E The Globe era il teatro che Shakespeare costruì a Londra. Però era un teatro a cielo aperto, capì? È come la strada. E quindi... Che bello. Che fissa. Ma no, capì, perché c'è... Non lo sapevo. Manco io. Vedi l'ignoranza a volte. In strada, capì, molte volte c'è questa roba. The Globe, titolo geniale. Di recitare una parte che non ti appartiene. La strada è un teatro. È un teatro. E infatti l'intro... La strada è un teatro. E l'attore sa animale in pursuit. La strada è un teatro, è vero. Figo. E quindi? Infatti l'intro del disco finisce... Queste strade sembrano teatri, sto sipario non vuole abbassarsi. E poi parte il disco. Bellissimo, Fra. Bellissimo concept. Bravo. Sì, no, io... Ci hai portato una ventata d'aria fresca in questo rap. Sì, a me sono sempre piaciuti i concept album. Bravo, infatti ogni mio album sarà concept. Ti dico la verità, sei il mio newcomer preferito. Ti dico la verità, e poi non siamo gente che sta... Cioè, Ciro dopo di Andrew, Enzi dopo di tutti. Cioè, non è che siamo gente che sta a fare sviolinate. Cioè, no, se io è solo, perché te la meriti, quindi da paura. Te sei guadagnato la pagnotta, fratello. Speriamo. No, frate, spacchi, te lo dico. Cioè, no, spacca, speriamo spacca, di guadagnarci un paio di pagnotti. Il panificio proprio bisogna guadagnare. Sì. Tocca vendere il pane. Una nuova bella pane cosa. Vita. Ma effettivamente lo consideri il tuo anno d'esordio questo? Cioè, discograficamente parlando, forse sì. O... Il 2023? Secondo me... Cioè, io sono molto felice del mio primo disco, quindi considero il mio... Che perché praticamente The Globe, che è uscito novembre 2022. 22, quindi l'anno... Vabbè, sì, comunque a cavallo, novembre 22... Novembre 22, quasi 23, 22. No? Gennaio... Sì, no, beh, perché poi abbiamo fatto una carrellata di singoli. Allora, praticamente io, cioè, come ogni ragazzo che rappa dalle mie parti, non avevo prospettive discografiche, non avevo proprio aneliti di quel tipo, perché che cazzo c'è... No, io non sapevo manco che cosa facesse un manager. Io pensavo che un manager ti prendeva e tu diventavi famoso come per magia. Pure come se il manager, così, guarda, come se il manager fosse Remida, ti tocca e tu diventi famoso. Che ti incanala nel sì, ho capito. Però ovviamente io te lo giuro veramente, perché questa è una roba che vorrei sottolineare sempre. A me, cioè, di quella roba di diventare famoso, a me non mi ha fottuto un cazzo. Si sente dai testi. Perché? Te lo dico io. Perché te lo non giuro, sei semplice. Te lo tu non giuro. Vuoi essere semplice per la gente. Non me la roba tu non te ne frega un cazzo. Te lo giuro, perché... E per questo mi ricordi Emanuele, perché Emanuele... No, però vedi, oggi stavo a sentire l'album suo, mi sono rimaste impresse due cose, cosa del bus e quell'altra, e a un certo punto dici pure... i fan a Milano non ci stavo a credere. Ah, l'ho sentito pure io? Sì. Cioè, dici... Beh, tipo, con i fan Marco, non ci credevo manco. Dici, cioè, dici, porco Dio, sono arrivato a Milano... La gente mi sa chi sono. La gente mi sa chi sono, porca puttana. Perché... Comunque un flash, perché nel senso, pure io la prima volta ho fatto il concerto a Leoncavallo, che ci stavano 5.000 persone, ho detto porco Dio, I was there. 5.000, che mo so, mo fanno ridere come numeri. Il ma... cazzo, 5.000, amici, 5.000 ora, 5.000 sempre. No, c'è gente che ne fa, ok, però... Per me erano, no, perché per me erano i 60.000 dello stadio, capito, quella roba lì, come si chiamava? Arstrainz, Pusci Trio. Per me era quella roba lì, zio, pionieri, io già c'ero, no? Nel senso, cioè, quella è l'essenza della cosa, però... Credimi che in mezzo a sto mare di roba, se c'è sta una ragione per cui la gente distingue uno in mezzo a 100, è perché c'ha quel plus di qualcosa di più. Ma cioè, vi dico la verità,
sta roba di diventare famoso con rap a me non piace. Non ci piace a nessuno. Sta diventando un po' come fare il tronista, fare il calciatore. Cioè, se tu non è più figo. È capace che se tu vedi un bambino ora, mo non lo so, perché non conosco gente di 8 anni. Ma però certo, bro. Mio figlio vuole fare il rap. Vuole fare il rapper perché diventa famoso, le collane, le puttane, capito? Il calciatore. Così ci diventi mai. Il calciatore, il tronista, capito? Cioè, quello. Secondo me, questo è un discorso delicato. Un discorso delicato perché ci sono degli interpreti. Adesso basta guardare anche storicamente. Di Cristo, ci sono degli interpreti di Cristo che io definirei artisti. Certo. Allora, perché gente Battisti ha scritto pochissimo della esatto, sua, ma ce ne sono miliardi, no? Mia Martini, che ne so, mi viene in mente. Ci sono delle voci tali che la performance stessa è arte. Giustice. Quindi la performance stessa diventa però arte. Allora non soffre quella roba del processo creativo, però magari soffri la roba dell'interpretazione. Cioè, allora certo, un attore non è un artista, come un attore i dialoghi glieli scrivono. Però come l'interprete, c'è un interprete che li registra. È chiaro che però l'autore esatto, esatto. Fratello, perché tu sei geloso della roba tua che scrivi, tu gli vuoi sempre la tua vita, senso, bro, capito? La tua vita, cioè però tante non lo capiscono, capito? E vieni travisato, vieni capito per altre cose e sei frustrato. Sì. Un interprete non può essere frustrato perché gliel'hanno confezionato talmente bene che funzionerà per forza, che tu sei solamente un veicolo per portare quella cosa lì, sì, capito? A livello di marchingegno discografico oggi sì, però dipende, cioè, dipende cioè, secondo me ci sono vari livelli, facile, capito? Ma l'autorato, raga, fa parte della musica, non è che è imprescindibile. Il rap però è un genere autoriale, per cui è facile comunque l'identificazione fra il rapper e l'artista, perché è il rapper che si scrive le sue cose, dovrebbe essere sempre così, così. Infatti per anni ci hanno paragonato al cantautorato italiano, ma roba che così, sempre, ma lo è creato Da una parte lo comprendo, però da una parte è anche una roba figa, perché ci abbiamo dei cantautori, che ne so, penso Califano, raga, questa scuola, gente la scuola degli anni però era un autore, per quello ti dico, era rapper, quel però, che gangsta rapper mai esistito lo in Italia, lo sai quanti, che cantava d'amore, ma raga, quello apre un pezzo dicendo diventai grande in un tempo piccolo, che immagine è, sai quanti cantanti sono invidiosi, hai detto tutto quanto, capito, con due, sai quanti cantanti sono invidiosi di te, che sei autore, cantante della roba tua, tu ci metti la faccia, tu ci metti il tuo stile, tu ci metti la tua vita, cioè quelli ci mettono un insieme di cose confezionate da una tavolata rotonda, tu sei uno stronzo che racchiude tutta quella roba lì in una, non sarai mai perfetto come loro, perché ci avrai sempre i tuoi difetti, le tue piccole cose, perché non è che sei quello confezionato a tavolino, però a loro fa invidia, tant'è vero che i rapper sono diventati il punto di riferimento dei cantanti pop che hanno detto cazzo, questi parlano, non parlano d'amore, non parlano di guerra, parlano di tutto, parlano dei cazzi loro. Ora se ci pensi, una cosa che si lamenta tanto magari alle generazioni è che c'è meno argomento, meno anche quello, meno carne attaccata all'osso, a parte che è un po' lo specchio dei tempi che vivono, dipende, in generale. Sì. Però esatto, tu stai qua e noi prendiamo te come esempio. Sì, però aspetta, sta di una cosa che sembra che mi sto mettendo, non è così, cioè secondo me non è così. Sono d'accordo con te, è lo specchio dei tempi che chiaramente vivono, un tempo se vogliamo più egocentrico, più fotografico, più rapido, più veloce, ma io continuo a sentire ancora oggi anche nei testi dei ragazzi più messaggi velati, non è come un tempo che nel disco fai il pezzo, se vogliamo, a sfondo politico, no? Nei dischi, soprattutto nei primi, che ancora c'avevamo quell'imprinting, c'avevo il pezzo più sovversivo dove dicevo quella cosa lì. Oggi la roba sovversiva è in una barra, in un pezzo dove non c'entra nulla magari, certo, ma ha la stessa efficacia. Però per posso me. Dire... Vabbè, io sono contro però quella roba del... No, voglio dire una cosa però, bro. Cioè, alla fine, anche la forma è arte. Nel senso... La gente totalmente cerca tante volte la sostanza, però certe volte anche saper mettere le parole, anche dire una cosa stilosa, che poi non vuol dire un cazzo, ma è come lo dice la citazione, la metafora, il wordplay, quella roba lì è arte ed è stilosa, certo, che fa parte del rap perché è tutto un insieme perché di cose. Codice. Il flow è arte. Il flow è arte. La cosa che mi piace, che mi ha fatto innamorare poi di questo genere, e lo amo ancora tuttora come il primo giorno, è che, parliamo di Yugi, cioè un ragazzo che viene da un posto sconosciuto e più, racconta il disagio suo, della sua generazione, ma non per forza il disagio, racconta la sua realtà, la sua storia, che c'entra con un ragazzo che un ragazzo che è cresciuto, è come dire, no, un ragazzo che è cresciuto nel Queens, che cazzo c'entra con uno che è cresciuto a Parigi in centro? Certo. Eppure ti arriva, no? Racconta di Massafra e questa roba qua arriva a tutta Italia, perché è fotografare la tua realtà, che magari è una merda, però come la sta raccontando, cazzo, è colpisce figo, tante persone, certo, diventa figo. E quella è la cosa che mi ha sempre intrippato di tutta la cultura, no? Di tutto, certo, il genere del rap.
cioè prendere, rendere belle i difetti, rendere belle le cose brutte. Come 50 che con la pallottola in bocca fa quel flow trascinato e diventa una leggenda, cazzo. Tu prendi una merda e la fai diventare oro. E quella è la cosa figa. Secondo me lui ha un mondo da raccontare. Io questa cosa la dico sempre anche con gli amici miei, perché il rap in Italia, vuoi o non vuoi, cioè se non vogliamo essere ipocriti dobbiamo dirlo, è milanocentrico, capì? Sì, però ha rotto pure il cazzo, senti quelle storie appunto, di Milano. Io la punto io quello... scasciata, la cosa, i cozzari. A me piace, io però, quella roba lì. La tocco, no, perché non... cioè, appunto, io sto dicendo una cosa. Se tu non dici chi sono i cozzari, che è la punto scasciata, che è la cosa... Cioè, quella è un'altra realtà che la gente di Milano non conosce, che comunque si sarà pure rotti i coglioni perché... di sentire dell'Hollywood, del Busterino, delle cose. Cioè, che è una roba che vuoi o non vuoi appartiene poco al resto d'Italia, capì? E io non penso ti pensavo, perché poi alla fine, frate, le province si assomigliano tutte. Appunto. La periferia del mondo è tutto uguale. Ci sono vari livelli, ma la periferia del mondo è tutto uguale. Ostia assomiglia al Bronx. Ostia assomiglia al Bronx come assomiglia a Manduria. Esatto. Una cosa assomiglia al Pignano. Ma vuol dire lontano dal centro. Per cui qualunque sia il centro più vicino poi a te, tu sei lontano. Sì. E quello e poi il centro più vicino a noi è Taranto, raga. È un altro centro. Detto più o meno un anno. Però quello che volevo dire io, e poi scusate. Ma che scusate, questa è casa tua. Devi chiacchierare con noi. No, perché cioè, se tutti descrivono, che cazzo ne so, facciamo un esempio, un animale, l'elefante. Oh? I rapper di Milano descrivono Milano e Milano è l'elefante. Uno la guarda dalla faccia, uno la guarda dal culo, però sempre l'elefante stanno. Io mi metto a descrivere la capra. Magari la capra è meno bella dell'elefante, no? O sbaglio? Sì, ci sta. Insomma, però io sono a me piace di più. Grande, il GOAT. Però, cioè, tu stai parlando di qualcosa di diverso. Giusto. Perché ormai, cioè, quella realtà è stata descritta da tutte le prospettive possibili. Tu invece stai portando veramente... cioè, non è la prospettiva che è diversa, è proprio l'oggetto della tua narrazione che è diversa. Esatto. Ecco perché io sono fissato con questa roba, io vivo ancora giù, salgo a Milano solo per lavoro. A me, cioè, ci tengo tanto a questa roba perché... Poi ovviamente... Magari prima o poi dovrò... Tu, se vieni a Milano, probabilmente ci avresti una crisi che dici, mo non so che cazzo più scrivere. Mamma mia, perché cioè, devo dire le cose che dicono gli altri, capì? Non devo stare più con gli amici miei di una vita, perché è beh, facile... Beh, ma capire, perché secondo me pure tu, quando sei venuto a Milano, c'hai avuto un attimo di... Io pure un attimo di smottamento. Sì. Poi ho dovuto riportare i miei ricordi lì e dire, io continuo a vivere lì con la testa, capito? Beh, io non vivo nella mia città da più di 10 anni, ma non dirò mai in un pezzo sono di Milano, capito? No, esatto. No, vabbè, quella è una roba mi ha ispirato. No, ma dico, anche nell'atteggiamento non potrò mai assomigliare a un rapper di Milano. Perché però le radici di Milano, fidati. Ma fra, ma le radici te le porti dentro. Cioè, quello che sei, il background, quello che hai respirato, quello che ti ha formato, te lo porti dentro, anche se vai a vivere a Tokyo. Cioè, nel senso, la persona che sei, cioè, la formazione, la forma che prendi, no? È come se ti modellano quando sei piccolo, quella forma te la porti. Poi ti adatti al posto. Poi Milano, raga, Milano è un posto della Madonna, è un posto mega ispirazionale per altri aspetti. Porco Dio, ti permette di andare a un'altra città. Ma infatti non è una critica contro i rapper di Milano, perché io sono cresciuto con i Club Dogo, uno dei miei rapper preferiti di adesso è Arti, che è mio fratello. Quindi, cioè, non è una critica. Arti spacca il culo. È solo per fare un discorso realistico, capisci? Giusto, è vero, no? Concordo. Tutti descrivono una cosa, tu descrivi qualcos'altro. Può essere più, cioè, può essere meno bello quello che descrivi tu. Frate, mio nonno diceva... Ma come lo descrivi? Mio nonno diceva, quando tutti vanno al mare, tu vai in montagna. Nella vita, saggio. In generale, è così. Perché se tu vai sempre nella stessa parte degli altri, sarai uno degli altri, uno dei tanti. Io qua chiuderei. Questo è un po', sì... Questo è Take Away, io sono Rasti, lui è Enzi, grazie a Noiz, grazie a Zio, grazie a Ciro, grazie a Yugi, Spacchi, Fra. Bella. A tutti. Bella, regà. Take away.